Possiamo forse cominciare? Tutti sono seduti più o meno? Insomma, sono posti sulla finestra. Dunque, il Dipartimento di Lingue, Letterature e Romanze, in particolare i docenti di francese, hanno il piacere, l'enorme piacere di presentarvi Jean-Charles Veliante, docente universitario alla Sorbonne, direttore del Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Échanges. Italianista, il nostro ospite ha curato l'edizione di molti inediti italo-francesi e la corrispondenza di Ungaretti e Pollon. Poeta, fra le sue pubblicazioni in versi, ricordo Rien commun nel 2000, Voci del 2002, Dans le deuil de la lumière, che è stato tradotto da Giovanni Raboni e pubblicato da Einaudi sotto il titolo Nel lutto della luce, e ha anche scritto dei saggi su la metrica e il ritmo. Traduttore, ha appena ultimato la traduzione della Divina Commedia, il terzo canto. Si occupa anche di teorie di traduzione, pubblicando dei saggi sul bilinguismo e l'emigrazione, dei libri come Décrire la traduction migration, e di recente pubblicazione Traduzione e poesia nell'Europa del Novecento. Dunque sono convinta che la ricchezza e la varietà degli interessi di Jean-Charles Veliante faranno da stimolo a un dibattito che oggi vuole essere un momento di riflessione su traduzione e poesia. Ringrazio sentitamente il professor Blasucci per aver accettato di partecipare a questo seminario e prima di lasciare la parola e lo spazio al professor Veliante e al professor Blasucci vorrei ricordare che l'iniziativa di oggi fa parte della seconda edizione di Unidiversité, l'importante convegno che si sta svolgendo questo mese in tutta Italia ed è organizzato dall'Ambasciata di Francia con i centri culturali e le associazioni di francesisti. La partecipazione toscana è stata organizzata in collaborazione con l'Institut Français di Firenze e ringrazio qui il suo direttore, Monsieur Jérôme Bloch, anche di essere presente fra di noi oggi. Madame Manuela Berton ci porterà i saluti dell'ambasciata e ringrazio anche lei per aver voluto essere presente oggi. L'incontro è anche inserito nel ciclo di conferenze la traduzione d'autore, organizzato dalla Facoltà di Lingue e dal corso di studi di laurea di laurea specialistica traduzione dei testi letterari e saggistici. Iniziative che la professoressa Bertuccelli, presidente del corso, presenterà un pochino più in dettaglio fra pochino. Siamo grati chiaramente alla Scuola Normale per l'accoglienza in questa sala prestigiosa, messa molto generosamente a disposizione nostra, anche per l'interesse dell'amica e della collega Mario Dilvol Poet, che ringrazio. A nome del Dipartimento dunque di Lingue, Letterature e Romanze, rivolgo un saluto particolare agli studenti, che vedo molto numerosi e mi fa molto piacere, e ringrazio tutti gli intervenuti. Do la parola a Manuela Bertone. Oui, merci Françoise Bidot. Je vais tout d'abord vous présenter les salutations et les vœux, les encouragements de Son Excellence Loïc Henkin, ambassadeur de France en Italie. Personnellement, je vous remercie de m'accueillir ici dans ce beau lieu, dans le cadre de cette rencontre avec Jean-Charles Veliante, qui n'a pas besoin d'être présenté par moi. Jean-Charles Veliante, italianisant, poète, écrivain, traducteur, romain parisien, dont l'itinéraire se poursuit à Pise aujourd'hui, après une première étape à Florence, à l'université et à l'Institut culturel français de la Place Ognissanti. Cet itinéraire s'achève dans le cadre des rencontres universitaires à Bari, fin avril, dans un autre séminaire consacré à la traduction littéraire. Cette rencontre, la rencontre d'aujourd'hui, est le fruit d'un partenariat
avec l'Université de Pise, avec la Faculté des langues, avec le département des langues et littérature romane de cette faculté, avec le corso di laurea in traduzione letteraria e saggistica. Donc une collaboration riche, très fructueuse, avec des professeurs que nous connaissons bien, qui sont de vrais militants de la dissémination de la langue et de la pensée française en Italie. C'est une collaboration qui débouche toujours sur l'élaboration de projets riches et ambitieux. Je songe bien évidemment à une rencontre que nous avions organisée en 2003, toujours dans le cadre des rencontres Unidiversité. À l'époque, c'était avec Alain Robbe-Grillet. Je pense aussi aux séminaires nationaux du DORIF Université et au grand colloque sur les langues romanes qui s'est tenu ici même à Pise, à l'automne 2001. Aujourd'hui, je tiens à remercier tout particulièrement l'École normale supérieure qui nous accueille, les composantes de l'Université de Pise que je viens de nommer, mais surtout merci à ces composantes en personne, si je puis dire. Je remercie le professeur Di Stefano, qui n'est pas là, qui ne peut pas être là parce qu'il a d'autres engagements, qui est le président de la faculté. Je remercie Tommaso Scarano, qui est là en revanche, qui est le directeur du département des langues romanes. Merci à Marcella Bertuccelli, présidente del corso di laurea. Merci à Françoise Bidot, surtout merci à Françoise Bidot, à cette collègue formidable que j'ai toujours l'honneur de côtoyer, d'accompagner pendant les différentes phases de l'organisation de toutes les rencontres que j'ai citées, que j'ai évoquées. Côté organisation, permettez-moi de remercier également mon collègue Jérôme Bloch, directeur de l'Institut français de Florence et consul honoraire de France, qui est pour nous un véritable trait d'union entre la Toscane et la France, entre Florence, Pise et Rome. Nous sommes arrivés en Italie au même moment, nous quitterons l'Italie bientôt au même moment. Donc pour ces rencontres avec Jean-Charles Véliante marquent d'une certaine façon l'accomplissement d'un parcours italien partagé. Donc merci Jérôme, merci d'être là. Jérôme a accompagné Jean-Charles Véliante hier à Florence, une rencontre triomphale avec un public aussi large et aussi chaleureux que le public de Pise. Donc merci à cette Toscane formidable qui accueille si chaleureusement la pensée française. Merci à Luigi Blasucci, bien sûr, qui est ici chez lui, qui est le véritable maître des lieux aujourd'hui dans cette salle, dans cette École normale supérieure, où il a formé des générations d'étudiants, où son enseignement a marqué tant d'esprits. Cet enseignement à proprement parler incontournable, y compris pour ceux qui, sans avoir eu le privilège de suivre ces séminaires, ont pu en profiter à distance grâce à ses ouvrages, à ses travaux critiques. Merci à Jean-Charles Véliante qui a accepté de relever avec nous le défi unidiversitaire de cette année en participant à plusieurs rencontres de ces nuovi incontri italiani con il pensiero francese. Ces nuovi incontri italiani con il pensiero francese sont, comme vous le savez, cela a déjà été dit, il s'agit d'une manifestation culturelle nationale organisée par l'ambassade de France, par le service culturel de l'ambassade, secondée toujours par le réseau des instituts et des centres culturels français présents en Italie, et surtout en collaboration avec les associations de francisons du supérieur. Et j'envoie ici quelques représentants et je tiens à les remercier de leur soutien et de leur collaboration. Ces rencontres se tiennent dans une vingtaine d'universités italiennes, courant avril, début mai. De notre point de vue, du point de vue donc de l'ambassade, ces rencontres sont consacrées bien sûr au rayonnement de la pensée française en Italie, mais surtout au dialogue entre les acteurs de la scène culturelle française. Jean-Charles Véliante représente la scène culturelle, les intellectuels français aujourd'hui. Donc ce dialogue avec leurs homologues italiens,
Nous souhaitons en effet que ces rencontres soient porteuses d'ouverture, de croissance et qu'elles nous permettent de renforcer les liens entre les universités françaises et les universités italiennes. Unidiversité souhaite être un contexte interdisciplinaire privilégiant la diversité culturelle et je tiens à le souligner, à le dire haut et fort, la diversité linguistique. Nous tenons tout particulièrement à la création de nouvelles collaborations, au développement d'une dynamique de coopération bilatérale axée sur la mobilité des étudiants, des professeurs, axée sur ce patrimoine précieux que représentent à la fois la langue italienne et la langue française. Dans cet esprit d'ouverture à l'autre, dans cet esprit de collaboration, de coopération et de dialogue, d'échanges entre la France et l'Italie. Je forme mes voeux de plein succès pour cette rencontre de cet après-midi avec Jean-Charles Véliante. Merci. E vorrei anch'io porgere il saluto a Jean-Charles Véliante a nome di tutti i colleghi del corso di laurea specialistica in traduzione letteraria. Come tradizione io parlerò pochissimo per non sottrarre tempo ai nostri prestigiosi ospiti. Vorrei anche ringraziare i colleghi di francese, di lingua e di letteratura francese per averci fatto questo grande onore di poter includere la conferenza e l'incontro all'interno del ciclo di conferenze la traduzione di autore che il nostro corso di laurea specialistica ha organizzato in questo semestre che si estenderà ad ottobre con le conferenze di Claudio Magris e quella conclusiva di Umberto Eco, mentre come sapete tutti abbiamo già avuto Luis Sepúlveda in marzo e subito dopo la presenza dell'intervento di Jean-Charles Véliante seguiranno l'incontro con Dacia Maraini il 12 maggio e con Antonio Tabucchi il 20 maggio. La presenza di Jean-Charles Véliante è di grandissimo rilievo naturalmente nell'ambito della nostra manifestazione per le molteplici valenze della sua figura culturale. Credo che sia un'opportunità veramente preziosa per i nostri studenti di traduzione letteraria essere a contatto così diretto con un poeta, prima di tutto, finissimo poeta, un traduttore, un teorico della traduzione e quindi un insieme di competenze che rendono Jean-Charles Véliante una voce autorevolissima, magistrale, di un dibattito che vede nella traduzione e nella traduzione letteraria ovviamente una grandissima e complessa operazione culturale che direi si arricchisce ulteriormente in questo gioco di rimandi tra l'autore-autore, l'autore-traduttore, l'autore-tradotto e così via. Vorrei particolarmente ringraziare gli studenti del corso di traduzione e i colleghi che sono presenti e di nuovo ringraziare tutti quanti per questa splendida opportunità. Grazie. Grazie, sono, devo dire, commosso di trovarmi qui e di sentire tutte queste... Non funziona. Ma è un po' imbarazzante in mano perché ho parecchi appunti. Grazie, sì, si sente? Dunque vorrei ovviamente ringraziare tutti e vabbè, lasciamolo così e dire che sono molto commosso di trovarmi qui anche perché sono anch'io un normalista della Rue d'Ulm, non di questa, di un'altra. E, prima di cominciare e farò la mia relazione in francese ovviamente perché sono ospite appunto, come diceva la mia amica e collega, nell'ambito di Unidiversité, dunque farò un intervento in francese, vorrei dire due parole.
semplicemente per, diciamo, come prima cosa, invitare davvero soprattutto i giovani a fare tutte le domande che vi sembrano opportune. È sempre più ricco avere un minimo di dialogo che spero di avere col prestigioso mio collega Blasucci, ma anche con voi tutti. La seconda cosa che volevo dire, così prima di iniziare, è che do per scontate alcune cose che riguardano la traduzione, visto che siete in molti di voi in una scuola di specializzazione nella traduzione, dunque per esempio il fatto che non si traduce il contenuto ma che si traduce soprattutto la forma, la do per scontata, non ne parlerò. Un'altra cosa che vorrei dire ancora così prima di iniziare è che lo sforzo principale per diciamo proporre ai lettori francesi una nuova lettura dell'opera, del capolavoro di Dante, è stato un lavoro abbastanza lungo e difficile, ma su particolari che non riuscireste a immaginare. Per esempio sulla copertina. Vi faccio vedere la copertina del primo volume. Non so se la vedete in fondo, comunque ve la descrivo. Questa copertina ci ho messo 3 mesi per riuscire alla fine a convincere l'editore, convincere uno di mettere Dante Alighieri. Ma Dante Alighieri nei cataloghi dove si trova? A D, a A, non si capiva bene. Di solito si mette Dante. Poi ho messo la Comédie. Che cos'è questa Comédie? Noi conosciamo la Divine Comédie. E poi ho messo una illustrazione scovata da me alla Bibliothèque Nationale di un illustratore francese di una delle prime traduzioni della Comédie. Sono 3 elementi, vi assicuro, ho dovuto lottare parecchio. Ecco. Purgatorio stessa cosa, il paradiso sta per uscire. Queste illustrazioni sono del Maître de Coetivi, un bretone, quindi più francese di questo non c'è, e sono dell'inizio del 400. Ultima piccola cosa, i nostri veri problemi traduttivi provengono da malintesi, sempre. Ho scritto anche qualcosa su questi problemi, ho scritto parecchio sulla traduzione, non libri ma saggi, articoli eccetera, un libro solo era Décrire la traduzione, ma sono soprattutto cose piccole ma fondamentali per me, e ho cercato di capire perché ci fossero queste difficoltà particolari nel presque même, come lo chiamano anche gli psicanalisti per esempio, non l'ho inventato io il termine. Tra la Francia e l'Italia c'è un quasi simile, un presque même o un quasi uguale, che diciamo provoca molti piccoli malintesi che però alla fine fanno un enorme malinteso. E con i miei studenti, perché lavoro molto in gruppo, in seminario, in lavoro collettivo, diciamo, stiamo elaborando una serie di piccoli laboratori di riflessione. Uno di questi, per esempio, ha già dato luogo un mese fa a una prepubblicazione molto modesta intitolata Figurez-vous, cioè insieme cercate di capire la figura retorica e pensi un po' lei, figurez-vous, cioè proprio su questo malinteso, su questi piccoli equivoci senza importanza, visto che accoglierete tabucchi, e per esempio abbiamo scoperto che la dittologia non esiste in Francia, non esiste proprio come concetto, il concetto di dittologia non esiste. Dunque abbiamo dato degli esempi di dittologia, di diafora eccetera eccetera, e cercando ogni volta quale fosse il corrispettivo possibile da inventarsi volta per volta. Per esempio per la dittologia l'esempio
canonico lo conoscete tutti a memoria, i più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti. Tardi e lenti in francese si dice lent et lent. Non c'è un altro modo di dirlo. E proprio per questo la dittologia non esiste, come non esiste la sinalef, per esempio. La sinalef non esiste in francese, è impossibile, è inconcepibile. Abbiamo proposto dittonimi con la Y. È una proposta, visto che prima nessuno ci aveva pensato. Ecco. Dunque, vedete, sono dei lavori molto modesti, l'illustrazione, il titolo, il malinteso su una figura retorica, e vorrei ricordare un caro amico, Piero Cudini, che feci invitare alla Sorbonne Nouvelle qualche anno fa, e fece una lezione, appena arrivato da professore invitato, fece una lezione su Petrarca, appunto, e parlò di dittologie, perché ne è pieno, e alla fine qualche studente più coraggioso degli altri, e non stupido, non scemo e non ignorante, venne a dire: ma professore, che cos'è la dittologia? Perché non esisteva, effettivamente. Dunque, vedete, chiudo con questo discorsetto che vi sembrerà forse banale, ma sono le cose che veramente contano. Per il resto ci sono varie difficoltà di traduzione, siamo qui per questo. Dunque passo al francese, con permesso. Si je considère donc que nous sommes bien d'accord sur un certain nombre d'acquis anciens de la traductologie, au moins à partir de la thèse fondamentale de Georges Mounin, 1963, problème théorique de la traduction, mais en remontant, on peut aller jusqu'au début du Quattrocento avec Leonardo Bruni, dont s'est occupé Follena merveilleusement il y a quelques années, pour redescendre vers Borges sur ce célèbre et trop cité peut-être paradoxe de Pierre Ménard. Vous connaissez ça en deux mots, Pierre Ménard, voulant traduire parfaitement, finit par reproduire à l'identique le texte d'un chapitre du Quichotte de Cervantes, puisqu'effectivement la seule traduction totale, c'est la reproduction exacte, il n'y a pas d'autre alternative, c'est une aporie philosophique. Hein. Donc en supposant tout cela à l'espalle, acquis, il me semble, quand on réfléchit avec des philosophes autant qu'avec des linguistes et des critiques littéraires, il me semble que nous sommes à un tournant de cette utilisation de la traductologie qui permet d'entrevoir l'utilisation de la traductologie pour les études littéraires, tout court. Comme disent les Italiens, parce que les Italiens disent tout court, les Français ne le disent pas tellement. Ça aussi, c'est assez curieux, il y a des expressions qui se transmettent et qui, dans leur pays d'origine, en fait, ne sont pas très employées. Donc, per gli studi letterari, tout court. Comme ça, c'est plus clair. En effet, si, avec en particulier la réflexion de Walter Benjamin, on considère que un grand texte littéraire est un texte infiniment traduisible, non seulement au sens de la réception, non seulement au sens de la théorie de la réception, ce qui fait qu'effectivement on peut le retraduire autant de fois qu'on veut. Parenthèse, il y a actuellement 9 version de la comédie disponible en français et dont aucune n'est d'Abu Tarvia. Donc ça n'est pas seulement du point de vue de la réception qu'on puisse le retraduire à l'infini, comme on peut avoir des lectures critiques à l'infini, mais c'est aussi que le texte littéraire digne de ce nom, c'est-à-dire qui exalte au plus haut point sa littérarité, porte en lui sa propre possibilité d'être retraduit indéfiniment. C'est-à-dire qu'il a une force génétique telle qu'on n'a jamais épuisé les possibilités de
transmission de ce texte dans un autre code qui est le sens de base de la traduction. Alors cette position, si on s'en tient là, avec la littérarité, avec la puissance génétique du texte, avec le contact fugitif qu'on a à travers le texte avec ce que Benjamin appelait une langue vraie ou une langue parfaite, et si on oublie les problèmes de réception, justement, c'est-à-dire le destinataire, si on oublie les problèmes du traducteur lui-même, c'est-à-dire de son désir de traduire, de sa volonté de traduire, de s'approprier, parfois de faire violence au texte. Et si on oublie l'histoire, Benjamin n'a jamais oublié l'histoire, ne me faites pas dire ce que je ne voulais pas dire, mais dans cette réflexion-là, il est à un niveau de théorisation presque touchant au mysticisme, puisqu'il dit la pure langue, elle est dans le texte sacré, et on ne la touche que par éclair, comme le lévite peut toucher l'arche sacrée un instant, mais si un autre la touche, il est folgorato, il est immédiatement détruit. Hein. On est un petit peu dans une position extrême qui fait que l'original est sur un piédestal et les possibilités de traduction ouvrent une mise en abîme terrifiante dans laquelle on peut se perdre. Et le problème de Pierre Ménard, ça n'est pas, comme on le dit souvent, un jeu comme ça de Borges, qui adorait faire des jeux, comme vous le savez, bon, géniaux, de façon géniale. Bon. Mais c'est vraiment quelque chose d'effrayant, parce que Pierre Ménard est réduit au silence. Il ne peut plus rien faire. Benjamin dit, on s'écroule, le sens est perdu, d'abîme en abîme. Et le traducteur en est réduit au silence. Alors, à partir de cette position-là, qui est une position extrême, je pense qu'il y a des échappatoires. Je pense que le traducteur n'est pas seul, heureusement. Le traducteur, il est avec ses étudiants, par exemple, comme ici. Il est avec ses lecteurs. Il est avec l'éditeur, qui n'est pas content parce qu'on a mis Dante Alighieri. Alors qu'on met toujours Dante, et si on met Alighieri, il faudra le mettre dans le catalogue A, et personne ne va le rebarquer, bon, enfin, etc. Donc il y a toute cette pragmatique, cette fonctionnalité, et surtout cette historicité de la traduction. Tout à l'heure, je crois que le professeur Blasucci va nous parler un peu du travail qu'a fait Pézard, et Pézard est un des maîtres incontestés, enfin. Moi, mon maître réellement à l'école normale supérieure était Renucci. Dante et dans ses rapports au monde antique, c'était ça sa spécialité. Mais Pézard venait de finir à ce moment-là son enseignement au Collège de France, et j'utilise énormément sa traduction. Sa traduction est historiquement dans une autre ère que la nôtre. Je ne dis même pas époque, je dis ère. C'est vraiment comme s'il était dans un autre monde. Donc toutes ces composantes que Benjamin, en philosophe, bien sûr, ignore, et il a bien raison, et son texte est merveilleux, sont vraiment très importantes et permettent, je crois, un échange. Je dirige un centre qui s'appelle, pas par hasard, Circe, centre qui réfléchit sur les échanges. Je pense qu'il y a un échange, à la fois un échange physique vraiment, entre le texte d'origine et le texte de destination, et un échange entre la langue d'origine et la langue de destination. Les langues circulent entre elles. Il y a une circulation que parfois on est surpris de découvrir entre les langues. Et quand on est professeur de langue, on a un surmoi un peu hyper développé qui interdit parfois de laisser circuler les choses. Par exemple, mes collègues en France ne diront jamais attitudine pour attitude. Mais pourtant, attitudine veut dire aussi attitude. On peut dire attitudine, on peut dire atteggiamento.
Le mot qui circule entre l'italien et le français, c'est attitudine. Il circule dans les deux sens, d'ailleurs, parce que quand il veut dire aptitude, c'est transparent. Et quand il veut dire attitude, c'est transparent aussi, après tout. Donc je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de dire attitude, attitudine, pour privilégier atteggiamento. Il n'y a aucune raison. Les langues sont poreuses. Les langues sont poreuses, et je dirais même au-delà, les corps communiquent entre eux. Parce que dans le texte, il y a en creux la physicité, l'aspect physique de celui qui l'a écrit. Le désir de celui qui le traduit peut passer, fantasmatiquement, bien sûr, à travers ce contact corporel. Quand on dit la corporalité, la chair du texte, ce ne sont pas des métaphores. Quand on touche vraiment de près à ce travail de traduction, on s'en rend compte vraiment parfaitement. Je pense que tout le monde, tous parmi vous, vous avez senti ça, si vous avez traduit ne serait-ce que trois lignes, de vraie littérature en tout cas. Bien sûr, pas d'une recette pour prendre un médicament, ça, certainement pas. Donc, il y a, si vous voulez, une figure de la communication, de l'échange, y compris physique, j'insiste beaucoup là-dessus, qui n'est pas métaphorique, qui est réellement agissante. C'est pourquoi je parle toujours de pratique théorie, avec un trait d'union, pratique théorie. Ça n'est pas une théorie appliquée dans la pratique, c'est une pratique théorie, mais pratique vient en premier. On ne peut toucher à certains ressorts cachés du texte que de façon pratique. De même qu'on ne peut faire de la bonne métrique, j'espère que mon voisin ne me contredira pas, si on ne la sent pas dans son corps, enfin, si on ne tape pas avec le pied, si on ne fait pas un rond comme ça avec sa main, enfin, il y a divers accorgimenti, mais ça doit passer par le corps. Quand on est jeune, on peut danser aussi, jusqu'à un certain âge. Bon. Pour Dante, cette figure, donc, parce que je me suis engagé quand même à parler surtout de Dante, de Raboni aussi, bon, et de Baudelaire, etc. Bon, on verra ensuite des applications, un petit peu. Pour Dante, cette figure donc philosophique que dégage Benjamin, qui illustre Borges, mais de façon humoristique, et qui risque de nous paralyser finalement, c'est la nomination originelle. Pour Dante, c'est la nomination originelle. Elle n'a eu lieu qu'une fois, la nomination originelle. Dieu s'appelait I. Et puis c'est tout, on s'arrête là. Il n'y a rien à traduire. Il le voit littéralement, le monde. Dante le voit littéralement, le monde, comme cohérent autour de cette nomination originelle, comme un volume. Un volume. Unum volumen. Dans l'illumination finale du paradis, que vous connaissez. Les reflets terrestres de cette cohérence et de cette nomination parfaite, c'est ce que Benjamin appelle la pure langue. Sur Terre, nous en avons des reflets. Par exemple, nous en avons un reflet très important dans notre matrice à tous, qui est le latin. La grammatica, avec un seul M. La grammatica, c'est une langue écrite. C'est une langue qui ne se détruit pas avec le temps. C'est une langue, comme la langue de la poésie, qui impose un temps différent d'une autre, qui impose un temps éternellement renouvelable, en dehors de toute perte, de toute voracité du temps qui mange les choses. Hein, c'est chez Ovid déjà qu'on a ça. Cette parole poétique, c'est un reflet de la langue divine, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est musaïquement liée. Et là, ce legame musaico, dont il parle dans le Convivio, et ce legame musaico, ces règles
particulières à la poésie, qui sont les règles des muses, et donc aussi de la musique, mais pas uniquement. Dante nous dit que chez le vrai créateur, qu'il appelle Autor, avec un H, il dit, ce mot vient de Awieo, qui signifie légare. C'est un peu de la philologie imaginaire, mais l'imaginaire de la langue est quelque chose de très important. C'est pourquoi, à la fin du paradis, au chant 33, vers 86, il parle du monde legato con amore in un volume. Cette grammatica, cette langue poétique parfaite, cette parole originelle divine, bien sûr, elle ne peut que se transmettre à l'identique. On ne peut pas la traduire, littéralement. Mais ça n'est pas le cas général, hein. Ça peut être le cas éventuellement pour le texte sacré, si on est religieux. Bon. Parfois, dans la traduction d'auteur, puisque c'est aussi le sujet de notre conversation, parfois, comme disait Chateaubriand, traduisant un autre paradis, celui de Milton, Paradise Lost, il disait, il arrive qu'on puisse calquer à la vitre. Calqué comme à travers une vitre. Cela arrive. L'incipit de Combray, le premier chapitre de Du côté de chez Swann, Proust, il se transmet comme à la vitre, Raboni, mais je pense qu'il n'a pas inventé de choses extravagantes. Raboni, a lungo, mi sono coricato di buon'ora. Je ne vois pas comment on pourrait dire autrement cet incipit absolument stupéfiant. Donc on est à la limite du texte sacré. Là. Parfois la transparence, elle se donne d'elle-même, elle s'offre d'elle-même, précisément parce que les langues communiquent. Par exemple, toujours dans le paradis, ce vers merveilleux aussi, dont Venturi disait en note « verso limpido e luminoso ». C'est un peu curieux parce qu'on pourrait le dire de presque tous les vers du paradis, mais bon. Donc, verso limpido e luminoso. E come stella in cielo in me scintilla. Traduction d'un traducteur que je ne nommerai pas, peu importe. Et comme étoile au ciel en moi scintille. E come stella in cielo in me scintilla, e come étoile au ciel en moi scintille. È la stessa cosa. Donc, en ce point culminant, si vous voulez, mais qui est rarissime, qui est l'exception, la transmission du traducteur, la transmission du texte, coïncide avec une édénique répétition infinie, puisque le propre, je crois, de l'Éden, c'est que tout se répète infiniment, sans ennui, bien sûr, sans lassitude. Les termes mêmes à ce moment-là, il faut toujours, bien sûr, être très, très attentif à la philologie quand on traduit, les termes mêmes de translatio et traductio coïncide. C'est-à-dire le passage et la répétition se trouvent superposés. Il y a donc réconciliation du même et de l'autre, à une légère variatio près, puisque la translatio transmet et la traductio répète avec variatio. C'est une quasi-paronomase, si vous voulez, la traductio. Quasi paronomase. Cet état miraculeux, extraordinaire, momentané,
qui ne peut pas durer, qui est de l'ordre de la révélation. La révélation ne dure qu'un instant, puisque ensuite elle se recache, c'est le propre de la révélation. Eh bien, les mortels, dit Dante, en ont fait ce qu'ils ont voulu. Et c'est absolument extraordinaire, parce que, j'oserais dire, Dante est plus moderne que Benjamin sur ce point précis. Au lieu de rester bloqué dans cet Éden, dans ce texte sacré, dans ce contact fugitif avec la langue pure, vraie, éternelle, Dante dit « ce « i » est devenu « elle ». C'est-à-dire le nom de Dieu lui-même, qui est l'imprononçable dans les textes sacrés. Une très belle traduction du texte sacré en français, c'est celle de Chouraki. Et Chouraki n'écrit jamais le nom de Dieu. Il met une espèce de pavé, quand vient le nom de Dieu, avec deux mots superposés sur lesquels on peut déchiffrer Adonai, le Seigneur, et Yahvé. Mais il n'y a pas le nom de Dieu lui-même. Il y a une espèce d'idéogramme. Bon, parce que le nom de Dieu est imprononçable. Eh bien, Dante dit, non, les hommes font selon qu'il agrée, selon qu'il leur agrée. I est devenu elle à l'usage des mortels. Hein, c'est dans le paradis, chant 26. Donc, au bord de ce gouffre, de l'abîme, de l'écroulement, de l'abîme du sens, Dante nous remet dans l'histoire. Les hommes ont fait ce qu'ils ont voulu de ce nom parfait, I, qui lui-même est devenu elle et ensuite est devenu autre chose encore. Zeus, par exemple, si on veut le voir dans une perspective athée, bien sûr, de comparaison anthropologique entre les religions ou ce que vous voudrez. Et donc, c'est le refus, si vous voulez, cet échappatoire, c'est le refus de ce qui serait une pensée totalisatrice. Parce que Dante, dans le paradis, est tout de même parfois, non pas tenté, pas du tout, mais disons qu'il pourrait courir le risque, qu'il pourrait être au bord du danger de cette pensée totalisatrice. Il reprend mot pour mot la leçon historicisée de ces auteurs qui peuvent donc évoluer, qui savent que l'histoire est plus forte même que leur propre génie. Les deux figures de Oderisi et de Guinizelli sont là pour nous enseigner tout à fait celui-là, cette chose-là. Et Dante le fait lui-même en se transmettant lui-même comme auteur en amont de son écriture actuelle de scripteur, en répétant lui-même des formules qui sont, comme disait Gianfranco Contini, ça c'est très connu, je pense, mémorables, qui sont devenues mémorables parce que Dante lui-même les répète. Si vous voulez, je vais vous lire un petit peu les passages dont je viens de faire état, comme ça sera un petit peu illustré en même temps. Donc je vous lis Purgatoire 11, les vers 115 à 117, c'est très court, rassurez-vous. Voilà, donc c'est Oderisi da Gubbio, en lumineur génial, comme ce maître de Quetivi. Et il dit, la vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quei la discolora per cui ella esce della terra acerba. Ma traduction, votre renommée est la couleur de l'herbe qui vient et qui va, et il la décolore celui qui l'a fait sourdre, crue de terre. Paradiso 26, vers 137-138, là aussi deux vers seulement. L'usage des mortels est comme les feuilles d'arbres qui s'en vont et d'autres les remplacent. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est l'état dans lequel nous sommes, mes étudiants, moi, les uns et les autres, bon. Et maintenant, je pense que le mieux, c'est de vous proposer quelques parcours textuels qui illustrent, je pense,
ce type de position. Et puis ensuite, on dialoguera d'abord avec le professeur Blasucci et ensuite, j'espère, avec d'autres qui voudront bien se joindre à nous. Donc, il me semble que ce qui est important quand on est sorti de l'aporie logique de l'intraduisible ou du blocage dont je faisais état tout à l'heure avec Benjamin, il me semble que la transmission ne peut pas advenir autrement que de façon globale par la totalité d'un texte. La totalité, à commencer par ce qu'on appelait dispositio et compositio, et pas seulement les mots, bien sûr. Il s'agit de traduire, par exemple, tout simplement des vers par des vers. Hélas, il y a des traductions prestigieuses qui sont rééditées chez des éditeurs prestigieux et qui, par exemple, présentent le Rerum Vulgarium Fragmenta en prose. C'est-à-dire, s'il y a un auteur qu'on n'a pas le droit de mettre en prose, c'est quand même Pétrarque, enfin, il me semble. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Les échos mémorables dont je parlais tout à l'heure, les échos, les répétitions qui rendent mémorable l'auteur, il faut essayer de les repérer. Ça sera de plus en plus facile avec l'informatique. Moi, je n'avais pas à ma disposition, mais même sans informatique, on peut bricoler quand même, on y arrive. Par exemple, Lucifer, au fin fond du mal, apparaît à Dante comme un difficile. Il le voit comme difficile. Ce difficile de Lucifer, donc dans l'Enfer 34, vers 7, c'est le même que l'on va retrouver pour le char de Béatrice, au Purgatoire 32, vers 142. De même que Lucifer apparaissait à travers une hymne chrétienne de Fortuna Venance, torta, c'est un mot très dantesque, nostra imagine torta, il voit dans l'enfer, mais nostra toujours, ça n'est pas l'autre, c'est nous. Donc elle est tordue par l'adjonction de inferni. De même ici, dans l'autre sens, difficile, luciférien, est détordu dans le bon sens par l'adjonction de santo. D'un côté, il ajoute inferni, de l'autre, il ajoute santo, difficile santo. Le char de Béatrice, c'est le char de l'Église, c'est le difficile santo. Donc il faut, lorsque ces occurrences sautent aux yeux, comme celle-là, parce que tout le monde, évidemment, l'a remarqué, c'est même pas la peine de lire Contini ou d'autres pour remarquer ça, bien entendu, il faut le respecter dans la traduction. Or, j'ai eu la méchanceté, la malignita, qui est punie très sévèrement par Dante, je m'en repens, de regarder les traducteurs existants. En général, c'est raté. Ou quand c'est réussi, comme chez le grand Pézard, malheureusement, il traduit comme ça aussi d'autres mots. Parce que Pézard a proposé engin. Mais engin lui sert aussi à traduire l'intelletto. C'est très gênant. Il lui sert à traduire diverses choses. On le trouve, bon, si certains sont intéressés par la bibliographie, je vous donnerai des références. J'avais publié un assez long article dans La Parola del Testo, cette très belle revue que faisait Ninni Sansone il y a quelques années, où je donne ces exemples précisément. Oralement, ça n'est pas possible. Bon. La présence dans le texte du mot lui-même, avec, là encore, avec son caractère physique, son rythme, son écho, etc., l'emporte évidemment sur une logique abstraite. C'est le mot qui l'emporte. J'ai fait un discours plus théorique, il se trouve, l'autre jour, comme ça, parce que c'est venu comme ça. Je disais, le signe linguistique arbitraire, comme nous le savons,
au moins depuis Saussure, mais même avant, on le savait, Dante le savait, que le signe était arbitraire. Il le dit très clairement dans le De Vulgari Eloquentia, que le signe est arbitraire. Bon. Mais le signe utilisé par un écrivain n'est plus un signe, c'est un mot. C'est pas pareil. C'est un grand linguiste qui le dit après avoir traversé Saussure complètement, Émile Benveniste. Dit, mais dans le discours, on n'a plus des signes, on a des mots. Ce n'est pas du tout la même chose. Le signe, il est codé d'une seule façon. Il peut être décodé et recodé. Il peut fournir son information et la restituer quand on l'a traduit au sens, disons, mécanique du texte. Le mot, pas du tout. Pas du tout. Le mot, on peut le traduire de deux façons différentes, dans deux contextes différents. Ou alors, il peut transmettre un seul petit aspect minuscule du signe. Mais c'est là-dessus que l'auteur a voulu insister. Donc, ce sont des mots. Autrement dit, il faut se résoudre à ne voir se manifester que des bribes, que des fragments humains. Nous sommes de pauvres humains, nous ne sommes pas des anges, avec la langue des anges. Et ces fragments, il faut les analyser avec leur fonctionnalité, avec leurs hésitations, avec les changements d'un mot à l'autre, et pourtant c'est le même signe. Dans le paradigme, c'est le même signe. Dans le syntagme, ce sont des mots. Et chaque occurrence d'un mot, chez un écrivain digne de ce nom, est unique. Difficile. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Bien sûr, c'est le même mot, mais il est totalement détordu dans un autre sens. Donc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut garder le même mot, bien sûr. Dans le cas de difficile, j'ai tenu à garder le même mot. Et je ne voudrais pas vous ennuyer avec mes histoires d'illustration. Vous allez croire que je suis un spécialiste de la bande dessinée, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais l'illustration que j'ai eu la chance de trouver, c'est inédit, hein, c'est une miniature qui n'a pas été éditée, avant ça, à la Bibliothèque nationale, eh bien, Lucifer, c'est un difficile. C'est une espèce d'impalcatura. Il y a des carrés comme ça. Et au-dessus, il y a une figure monstrueuse. C'est une machine. Voilà, moi, je l'ai traduit par machine. Difficile, je l'ai traduit par machine, les deux fois. Machine et machine sainte. L'un des premiers commentateurs de Dante... L'un des premiers commentateurs de Dante dit « Machulla è difficile con ruota che gira, etc. etc. » Donc c'est une machinerie. C'est une machine. Primo Levi aurait apprécié, je pense, que l'on traduisit par machine. Parce que le mal se traduit sous forme de machine, généralement, pas sous forme humaine. Je suis peut-être naïf, mais c'est ce que je pense. Autrement dit, on touche du doigt un peu à la façon dont Rabboni, et je retrouve mes auteurs, ils sont là, hein, tente de dire ce qui est généralement évité, c'est-à-dire la disparition d'un être cher. On l'évite généralement par une figure qu'on appelle la métalepse. On dit avant il a souffert, et après nous le pleurons. C'est une métalepse. Ce qui se passe entre ces deux instants, ça n'est pas ineffable, comme certaines choses au paradis sont ineffables. C'est indisable. Le mot était utilisé par Sartre. Ce n'est pas un mot très français, mais bon, Jean-Paul Sartre l'a utilisé. C'est indisable. Rabboni dit « Lo sapevo per un lampo e poi basta ». Come si può sapere della morte. C'est exactement ça. C'est dans Rappresentazione della Croce. Je le savais en un éclair, puis terminé, comme on peut savoir quelque chose de la mort. C'est ce que Proust appelait l'inexprimable. Exactement. C'est ce qui reste de l'œuvre, disait-il dans un écrit sur Gérard de Nerval. C'est ce qui reste de l'œuvre comme une vague atmosphère. Mais ça n'a pas été exprimé. On n'a pas réussi à l'exprimer. En tout cas, on n'a pas réussi à l'exprimer
dans la dénotation. Dans la dénotation. Bien sûr, on l'a évoqué, et Proust, Dieu sait qu'il a évoqué de ces instants inexprimables ou indisables. Un poème de Rabaun y exprime presque en entier ce fugitif contact avec cette révélation d'une langue qui pourrait dire l'indisable, qui serait parfaitement en accord avec le sens. J'aimerais vous le lire, ce texte, que je trouve vraiment magnifique et qui s'intitule « Anagramme ». Anagramme. Alors il y a quatre mouvements dans ce texte. Je dirai les chiffres, hein, c'est un peu idiot, mais je les dirai. 1, 2, 3, 4. 1. La rose de bave qui s'ouvre dans le feu de débris, métamorphose en Alain d'une humide, longue agonie, ne devrait pas dépareiller, je pense, dans ta revue de petites morts, cette fois non pas d'homme, mais d'animal. Et en plus, donc avec rien, je te donne, si tu veux, l'autre chose qui n'existe pas, qui n'est que dans mon esprit. Deux mots, ou bien trois, que je voudrais tant comprendre. Plus de 30 ans que j'espère, avant à mon tour de mourir. Des mots nets dans un confus chuchotis, forts dans un râle. Plus de 30 ans que j'écoute, toujours plus étouffé. Non probiso. Deux. Et voici, les lisant, ayant trouvé le courage de les écrire, noir sur blanc, avec l'astuce et la dignité de quelques pauvres rimes, voici d'un coup, j'ai l'impression que tout est très clair. Mais oui, une anagramme, l'anagramme d'un bout de prière, pro nobis. Et le no qui avance, qui vient d'abord, qui prend la place de l'ora et de l'ora. Pas besoin, pas nécessaire de l'expliquer, ce nom d'une femme, ni vieille, ni jeune, ni seule, ni heureuse, qui meurt. 3. 32 ans alors que chaque soir, ne sachant pas, croyant prier, je refais le parcours d'une agonie. Oui, pour ça, non pour les âmes que j'aime. 4. Mais après, vois-tu, plus rien n'est clair. Tout, écoute, se confond dans le bruit du sang. Il ne reste qu'un caillot de syllabes. Non nobis, non possum, j'éprouverai. C'est magnifique pour moi. Enfin, le texte de Rabaun est magnifique. C'est au niveau de certains passages de Dante pour dire cette chose, justement, pour dire cette chose. Sa traduction de Dante d'un de mes quatrains, puisque on m'a demandé de parler aussi de ça, dans un de mes quatrains, juste après un affleurement intertextuel, comme on dit, si vous voulez, mais enfin bon, appelons ça comme on voudra. Je vous lis ce quatrain. Je vous lis ce quatrain. Ça me permettra de reprendre un peu mes esprits. C'est une allusion à un texte français peu connu qui s'appelle La Dame sans merci, dont Montale a
donner un écho mémorable en italien et que Nini Sansone avait traduit d'ailleurs. Il avait traduit ce texte, la Belle Dame sans merci. Évidemment, c'est la mort, la Belle Dame sans merci. Eh bien, j'avais en tête des échos italiens, curieusement, alors que la Belle Dame sans merci est un texte vraiment très français. Et mon ami Raboni a traduit ça, je n'ai pas compris tout de suite, par la Dama Camusa. Et la Dama Camusa, moi aussi, en remontant comme dans son anagramme, là, un petit peu, je me suis rendu compte que je la connaissais, la Dama Camusa. Je la connaissais à travers Gozzano, qui a une image très belle de statue dans un jardin décadent, c'est du Gozzano vraiment pur, hein, avec ses statues à moitié cassées, sans bras, etc., qui sont Camusa. Montale, voilà, Montale, ayant lu Gozzano, l'un des premiers à l'avoir aussi bien lu, puisque je crois qu'encore maintenant, l'Oscar Mondadori porte la préface de Montale, je pense. Enfin bon, peu importe. Non, de Gozzano. Gozzano. Bon, peu importe. Il l'a lu, il reprend et il parle de, là aussi, de la statue de l'été, la statue dell'estate, fatta Camusa dalle lapidazioni. Alors, c'était une révélation pour moi, parce que Camus, en français, à part Albert Camus, hein, pas de jeu de mots mal placé, Camus, ça signifie vraiment qu'il a le nez écrasé. Le caractère négroïde, comme on disait autrefois, avec le pseudo-scientisme de Lombroso et de quelques autres. En italien, je me suis rendu compte que c'est là aussi un phénomène de presque même. Camuso ne signifie pas uniquement le nez épaté, mais signifie aussi qu'il a perdu son nez, qu'on ne voit plus. Et donc, la dame sèche aux yeux creux, Raboni, de façon excellente, a simplement fait ce qu'on appelle une petite métonymie. Il est passé des yeux au nez. Et c'est devenu la Dama Camusa, qui évidemment est la Camarde en français, la Dama Camusa, c'est-à-dire la mort. La révélation de la beauté, si vous voulez, la révélation de la beauté est toujours fugitive et prend souvent des allures inquiétantes. Je vais vous en lire un autre, là j'espère que je vais le trouver sans problème, parce qu'il est dans nos photocopies, en principe. J'aurais dû tout photocopier et faire davantage confiance à Françoise Bidot. Et là, je n'aurais pas été embarrassé. Voilà, donc je vous en lis juste une autre. Hein, c'est dans Les Oublis. Les Oublis, c'est un mot très spécial en français, très particulier. Généralement, dans les catalogues, on l'estropie en les oubliés. Les oubliés, on ajoute un accent, bon. Alors que les oublis sont des hosties, azim. Donc, il y a l'un des quatrains dans les oublis que Raboni a traduit pane d'oblio, ce qui est une très belle traduction, parce qu'il y a à la fois l'hostie dans pane, et puis il y a l'écho de l'oblio, qu'on a évidemment dans oubli en français, puisqu'on n'entend pas le e muet, mais enfin on pourra parler du e muet tout à l'heure peut-être. Donc je vous lis ça rapidement, hein, en français et dans la traduction de Raboni. Bon, alors c'est quand même invraisemblable, je ne trouve pas celui-là non plus. Alors là, c'est un petit peu un acte manqué caractéristique. Voilà. Nuit est une vague, il est où celui-là? Non, c'est pas dans les photocopies. Hein. C'est moi qui ai dû me tromper. Hein. Ah, merci Jérôme. Ah, c'est pas possible. Merci beaucoup.
Bon, écoutez, je laisse tomber. Non, c'est pas celui-là. Ça fait rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Andiamo avanti. Dernière petite chose. Alors là, ça m'a un petit peu démoralisé. C'est pas grave. En guise de conclusion, alors. En guise de conclusion, et puis ensuite on passera à la discussion, hein, c'est peut-être mieux. Ce tercet de « à une passante », là aussi vous allez voir cette espèce de flash, hein, très fugitif, Baudelaire, et puis la traduction de Rabone, bien sûr. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Raboni. Un lampo e poi il buio. Bellezza fuggitiva che con un solo sguardo m'hai chiamato da morte. Non ti vedrò più dunque che al di là della vita. Raboni, on le voit transformer même la syntaxe, hein, de ce bref tercet. La division strophique, puisque à la fin, al di là della vita, la phrase continue, che altrove, etc., pour rendre moins rhétorique et moins solennel ce que l'alexandrin, un peu comme ça, non pas pesant, mais solennel précisément, c'est le mot qu'utilisait Mallarmé pour définir l'alexandrin, hein, aurait imposé artificiellement à des martelliani un petit peu scolaire en italien. Hein. Donc l'expression de la survie, si vous voulez, l'expression de la possibilité d'espérer dans des retrouvailles al di là della vita est donnée par l'éclair fugitif de la révélation avec le sens. Je m'arrêterai là. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait admirer mon propre quatrain, mais ça sera pour une autre fois. Voilà, et je pense que nous pourrons passer à la discussion. Ringraziamo il nostro amico e collega Vegliante per le infinite suggestioni che ci ha donato col suo discorso denso ma ricchissimo. Sì, si sente, no? Si sente a questo punto. Ecco, allora ringraziamo l'amico Vegliante per questo discorso denso e brillantissimo e pieno di suggestioni che io ogni tanto mi divertivo a segnarmi con qualche parola simbolo che evocavano contesti del suo discorso, per esempio le presque même, che è, diciamo, il grande rischio delle lingue affini, il grande rischio delle lingue cugine, no? Però, insomma, ecco, ho pensato anche che c'è anche il versante positivo, oltre che quello negativo del presque même, no? Cioè, il versante positivo è quello per cui il Vegliante poi ci ha presentato, tradotto col verso di Dante, comme toi, l'ancien, eccetera, che è possibile proprio grazie alle affinità strutturale delle due lingue, insomma, e quindi diciamo non rifiutiamo questi doni respingendo il presque même, no? Così come io non rifiuterei il dono, e qui vengo proprio a una cosa di Vegliante, di questo verso 12 della traduzione, avete la traduzione, il canto è il paradiso 33esimo, il verso 12: Tu es d'espérance fontaine vivace, che è proprio una traduzione pari pari, no? Una resa pari pari, un calco del verso dantesco, ed è un bellissimo calco, no? Tanto più se io lo confronto, ecco la funzione di pesare, che insomma non è soltanto questo gran metro, insomma, è anche un termine di confronto, diciamo, di fronte a cui, voglio dire, possiamo guadagnare qualche numero noi, no? Ecco, nella traduzione di Pesar
pesante. Sì, ah, ecco, sì, 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 va bene. È il verso 12. Pour les vivants font vivre d'espérance. È un endecasillabo sonante, però l'endecasillabo di il decasillabo di Vegliante ha il merito di essere molto più vicino a Dante e contemporaneamente più espressivo, perfino con quell'accento di settima che è bellissimo in Dante, sei di speranza fontana vivace, dice Dante, no? Che è conservato perfettamente nella traduzione di Vegliante, che sembra un semplice calco e invece è un acquisto, è uno scatto, no? Tanto vero che il Pesar, che è tanto scrupoloso nel tradurre gli endecasillabi, l'ha tradotto in questo endecasillabo molto più scolorito, va bene? Ecco, questo per dire dei vantaggi del Prescman, no? dell'altro versante, va bene? Poi, ripercorrendo il discorso di Vegliante, no? Un'altra cosa che mi ha molto interessato, incuriosito, è un po' esilarato, è il discorso sulla dittologia, no? Cioè sulla mancanza della dittologia, della parola dittologia in francese. E questo mi ha un po' ricordato quello che mi raccontava una volta, lo raccontava Timpanaro, ma riferivo una teoria di Devoto, mi pare, che c'è un non so quale popolo dell'antichità che non aveva la parola vecchio. E la spiegazione era che i vecchi venivano mangiati prima che fossero vecchi, per cui non esisteva la parola, perché non esistevano i vecchi, no? E questa cosa qui, appunto, cioè, l'ho pensata, insomma, appunto, per il francese è strano che non esista, non dico la parola dittologia, ma che non esista il concetto di dittologia, perché la poesia francese, insomma, mi sembra non meno priva di dittologie della poesia italiana. Non so, l'échappe puissance et doux, non so, Baudelaire, no? E allora puissance et doux come lo definì? Una coppia, non so, come una coppia. Perché lei distingue sottilmente tra dittologia, ma allora la chiamiamo dittologia sinonimica. La chiamiamo. La dittologia era dittologia sinonimica. Ma non è detto. Allora intendeva dire la dittologia sinonimica, intendeva dire. Ma io ora in questo momento non so, ma chissà quante dittologie. Beniamin avrebbe detto che la vera dittologia. Ho capito, vabbè. È una dittologia, perché non è detto che sia, insomma, etimologicamente dittologia significa soltanto bipartizione. Comunque, insomma, però anche con questa precisazione, a ripensarci, chissà quante dittologie sinonimiche ci saranno in francese, no? È strano che non ci sia. Posso, sì, 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 ecco, sì, facciamo sì, un piano. Certo, certo. È un problema di pura tradutologia. Si dà il caso che l'italiano abbia accumulato lungo i secoli gloriosi della storia letteraria e non letteraria d'Italia una serie di strati molto complessi di parole appartenenti a epoche diverse. Il francese le ha letteralmente spazzate via. Cosa per cui Leopardi criticava molto lingua francese, che era una sola dimensione. Sì, sì. Come Madame de Staël criticava la lingua italiana, piena di consonanti, diceva. Ah. Piena di consonanti, e quindi è talmente sonora che non si può seguire il pensiero. La stessa epoca, sì, più sì, o meno. Sì, 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 ecco, sì, ecco il presque meme. D'accordo, questo per la dittologia. Poi sì, sì, ma insomma, così ripercorrendo così questa tastiera, appunto, del discorso bellissimo di Vegliante, ecco, quell'inizio di Raboni che a lungo vi sono eccetera eccetera, no? Però non, ecco, c'è un piccolo appunto che si può fare, non so, credo che sia stato già fatto, ma insomma lo rifaccio ora, cioè che non rende il fatto che la parola ton è già nella prima parola della Recherche, così come sarà nell'ultima parola, no? E in fondo Rabone ha rinunciato a questa simmetria di tipo dantesco, no? Cioè questo grande edificio, eccetera, questa grande cattedrale, ma anche questo grande spartito che comincia e finisce in fondo con la parola ton, come del resto il titolo è. Cioè, voglio dire,
per rendere bene quel periodo, però ha rinunciato a questa, in fondo, a questa figura verbale simbolica, insomma, della parola tempo, che è proposta fin dalla prima parola della ricerca. E a proposito di edificio, giustissimo, cioè la riadoperabilità del... Si sente? La riadoperabilità, diciamo, dello stesso termine, no, in due contesti diversi, addirittura opposti, no? Uno infernale e l'altro purgatoriale, paradisiaco, insomma, no? A questo proposito, diciamo, il Vegliante sa benissimo l'esempio brillantissimo che dà Contini, perché qui si tratta di memorabilità, eccetera, eccetera, no? L'esempio brillantissimo che dà Contini di doppio impiego, quasi opposto, no? Il punto che ci vinse, il punto che mi vinse, il punto che, cioè questo sintagma che compare due volte in due contesti opposti nella Divina Commedia, no? Uno è il finale del quinto dell'inferno, canto di Francesca, no, non è il finale, è nel quinto dell'inferno. Noi leggevamo un po' un giorno, dunque, un giorno per diletto, cioè di Lancialotto, come amor lo strinse, solo eravamo senza alcun sospetto, quando se ne è deschiato riso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, ecco questo viene prima, ma solo un punto fu quel che ci vinse, va bene. Questo, il punto che vince, va bene, lo si ritrova poi in uno degli ultimi canti del Paradiso per indicare il punto luminosissimo che sarebbe Dio, va bene, che è al centro dei cori angelici che danzano vorticosamente intorno al punto che mi vinse, dice Dante, perché no, il suo occhio, la sua vista non resisté alla forza, alla potenza di questa luce, e allora il punto lo vinse. E lì appunto il punto è usato proprio in senso letterale, un punto, perché è un punto, il punto luminosissimo, è Dio, no? Nell'episodio di Francesca è usato in senso metaforico, ma solo un punto, cioè un momento, ma, però il sintagma è identico, ed è un sintagma, come dire, non tanto anonimo, cioè, voglio dire, è abbastanza caratterizzato, ed è questa la cosa, come dire, la meraviglia, no, della doppia funzione di questo sintagma, l'uno per un contesto, diciamo, peccaminoso, infernale, l'altro per un contesto teologico, paradisiaco, no, per dire questo carattere ancipite dei termini, dei sintagmi di Dante, no? Quanto a Camusa, mi sembra che anche in Montale abbia, cioè, che non abbia il significato di privato del naso, cioè privato del naso è la causa che rende Camusa la statua, cioè, ma non è che Camuso significa privato del naso, Camuso significa Camuso, cioè col naso schiacciato, perché la statua, privata del suo naso primitivo, sembra come se avesse un naso schiacciato. Non, quindi Camuso resta il significato di quello di Gozzano, cioè non è che cambia significato in Montale. Camuso resta, e poi è l'aggettivo simus in latino, sime capelle, le capre camuse, no? Significa naso schiacciato, non privazione di naso. Questa è una precisazione. Certo, che dava a questo punto l'impressione di essere un naso camuso, ecco questa precisazione. Ecco, ci ho detto nel copione fissato con l'amico Vegliante, rientra il fatto che adesso, insomma, appunto, bisogna rivolgere l'attenzione alla sua traduzione del poema, della Divine Commedia, anzi della Commedia, e in particolare, ecco, io ho scelto un canto inedito, perché credo che siano stati pubblicati l'Inferno e il Purgatorio. Io scelgo un canto inedito che il Vegliante ha avuto anche la bontà e la cortesia di mandarmi giorni fa, che è il 33esimo del Paradiso. Va bene. E allora vorrei scegliere un segmento di questo canto per
osservarle insieme da vicino e per vedere quali sono i procedimenti di vegliante, alcuni procedimenti di vegliante nella traduzione, alcuni tratti che qualificano la sua traduzione. Per meglio, diciamo così, per articolare meglio il discorso, io ho preso a riscontro l'identico brano della traduzione di André Pézard. Il vegliante mi ha fatto notare giustamente che, l'ho anche detto, che Pézard insomma appartiene a un altro pianeta ormai in fatto di traduzioni. Sono credo 40 anni precisi, no? Ecco, in 40 anni diciamo, il galateo della traduzione è molto cambiato, insomma, io credo, specialmente in Francia credo, insomma. Non lo so, in Italia un po' meno forse, in 40 anni. Comunque, insomma, cioè, il vegliante mi ha fatto notare che questa traduzione di Pézard è in fondo anche datata, va bene. Ora, diciamo, anche se datata può prestarsi ugualmente, anzi a maggior ragione, a farci capire qual è invece, insomma, quali sono invece i tratti specifici di vegliante, no? Anche perché oltre al datato c'è anche, come dire, il diversamente caratteristico. Cioè sono due diverse attitudini, per usare la parola, sono due diverse attitudini che agiscono in queste due traduzioni, no? Nella traduzione di Pézard direi l'attitudine di un dantista filologo, no? E nella traduzione di Vegliante l'attitudine di un dantista poeta, improprio, insomma. Cioè si vede che Vegliante, diciamo, è più attento alla resa della lingua, insomma, più che alle fisime filologiche, insomma, anche se il vegliante ha una, diciamo, una sua poi sensibilità filologica che esplica anche in questa traduzione. Comunque, diciamo, rispetto alla maniacalità di Pézard non c'è paragone, insomma, appunto, il Pézard è pieno di manie filologiche che l'hanno portato, come si ricordava con l'amico Vegliante, qualche volta a formulare tesi anche, diciamo così, improbabili, insomma, come quella principale degli spiriti che corrono sotto la pioggia di fuoco, peccatori contro natura, che sarebbero poi sodomiti, secondo Dante, e che invece, secondo Pézard, sarebbero coloro che rinnegarono il proprio idioma naturale per usare un altro idioma andando contro natura, basandosi su un'espressione di Dante del De Vulgare Eloquentia, eccetera, che è usare un altro idioma è come andare contro natura. Ma diciamo, adoperare quell'espressione di Dante per qualificare addirittura i peccatori di un girone, eccetera, insomma, è una cosa un po' cervellotica. Però intendiamoci, qui insomma, non pensiate che Pézard fosse solo un cervellotico, è anche un ingegno acuto, era, e insomma la sua filologia spesso coglieva nel segno, insomma, perfino in questa traduzione, no? Perfino in questa traduzione, come ora vedremo, in cui Pézard ha delle soluzioni di cui vorrei chiedere poi al vegliante perché non ne ha tenuto conto. Insomma, vabbè, questo fa parte del nostro dialogo, insomma, della nostra interlocuzione. Ecco, intanto io comincerei a questo punto con leggere la preghiera alla Vergine, per avere chiaro il testo dantesco. Poi il vegliante leggerà la sua traduzione e insomma io porrò alcuni punti di discussione, ma più che altro per provocare l'amico vegliante e farlo venire fuori e fargli dire, appunto, fargli esporre i suoi punti di vista. Allora posso leggere il brano della commedia? Voi non ce l'avete questo brano, perché non... ce l'avete anche il brano della commedia? Ah, benissimo. Allora, leggo la commedia. Dov'è? Dai. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali
che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Ecco, qui sentiamo. Virginale Lemaire, fille de ton fils, humble et élevée plus que les créatures, terme prévu d'un éternel conseil. Tu es celle en qui l'humaine nature s'est ennoblie à tel point que son auteur ne dédaigna pas de s'en faire le fruit. Dans ce ventre tien se ralluma l'amour, dont la chaleur parmi l'éternelle paix fit germer de la sorte cette fleur. Tu es ici pour nous splendide torche de charité, et en bas pour les mortels, tu es d'espérance fontaine vivace. Dame, si grande es-tu, de tant de valeur, que si l'on veut grâce et à toi ne recours, c'est un désir qui veut voler sans aile. Ta bénignité, non seulement, aide ceux qui requièrent, mais bien souvent devance généreusement ce que l'on te demande. En toi, miséricorde, en toi, la pitié, en toi, munificence, en toi se rassemblent toutes les bontés de la créature. Or, celui-ci, qui du profond abîme de l'univers, jusque ici, a pu voir les destinées des âmes l'une après l'autre, te supplie que la grâce tu lui accordes de pouvoir plus haut, par vertu suffisante, lever les yeux vers le salut dernier. Et moi, qui jamais ne brûlai de voir plus que pour lui ici, je t'adresse toutes mes prières, priant qu'elles ne soient faibles, afin que tu dissipes chaque nuage de son état mortel et que tes prières lui dévoilent le suprême plaisir. Encore, je te prie, reine qui peut ce que tu veux, de lui garder toujours saine après qu'il a tant vu ses aspirations. Vainque ta protection les passions humaines. Vois avec Béatrice combien d'élus joignent vers toi les mains pour ma prière. Benissimo. Ora, proprio il presque même delle due lingue fa sì che anche il sistema, un pochino il sistema metrico, cioè, quello, cioè l'endecasillabo dantesco, sia senza eccessivi sforzi traducibile nel decasillab francese, e orientativamente, come potete vedere, il Vegliante ha reso l'endecasillabo italiano, insomma il ritmo dell'endecasillabo italiano si sente perfettamente nella sua traduzione, con qualche, cioè io avrei contato, diciamo, secondo il mio criterio italiano, voglio dire, 30 endecasillabi resi perfettamente e 9 endecasillabi tendenti verso l'ipometria o piuttosto l'ipermetria, cioè con una sillaba in più, no? E viceversa, io vedo in questo già una differenza, se vogliamo, appunto temporale e generazionale. In Pesar, cioè Pesar
ha scelto l'endecasillabo come una condizio sine qua non, e ha reso in endecasillabi puntualmente i versi di Dante, perché pensa giustamente che il metro sia primario, insomma, in questo caso non è detto che il metro sia sempre prima, che in questo caso il metro sia primario nella resa del testo. Questo, il rendere l'endecasillabo, diciamo, in questo modo sistematico da parte di Pesar, lo ha in certo senso un po' più esentato dal rendere le rime, cioè le rime di Pesar ci sono solo quando, proprio per il Prescmem, non può fare a meno di tradurre la stessa parola italiana, cioè l'equivalente italiano della parola, come potete vedere per esempio nella prima, credo nella prima terzina, no? No, c'è creature, nature, feature, no? Ecco, nelle prime due terzine, va bene. E potete vedere che per esempio, in Vegliante c'è creature, nature, ma non c'è feature, no? Però in genere, Pesar è meno attento alle rime di quanto invece lo sia, relativamente parlando, il Vegliante, di modo che quella che io chiamavo approssimazione all'endecasillabo nel caso di Vegliante poi viene un po' compensata da una maggiore, diciamo, frequenza delle rime. Ecco, però a questo punto posso dire che quando ho esposto a Vegliante questa mia impressione, appunto, di una sistematicità endecasillabica di Pesar e di una sua saltuarietà, il Vegliante mi ha detto che bisogna andare un po' più in fondo e bisogna che in realtà lui ha un modo di, diciamo, prosodico, per cui le cose sono meno casuali di quanto possono apparire in una prima lettura. Ecco, a questo punto io gli cedo, appunto, perché per fargli esporre questa sua... Grazie, sì. Intanto vorrei dire che feature... Al limite un francese può capire, al limite, difficilmente, l'apice del tetto, la feature, cioè lì dove i due cotti si raggiungono, al limite, se è culto, se è un francese culto, se no feature non significa niente, assolutamente niente. Quindi se per conservare la rima bisogna mettere feature, io non ci sto, veramente no. E fruit, che ho usato, è una parola molto bella per un bambino, insomma. Somiglia anche al frut, non italiano, ma insomma di una regione d'Italia, che è il Friuli, no? Ecco, questa è una prima risposta. La seconda risposta è che effettivamente non ci siamo messi d'accordo, eh? Sì, 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 qualche volta, qualche... Sì, sì, no, ho capito. Sì, sì. Quando la rima viene spontanea la uso, quando viene spontanea, non l'ho mai ricercata, mai, sì. Mai. Ovviamente natura, creatura, creatura, natura, lì non c'è nessun problema. E poi dicevo, non ci siamo messi d'accordo col professor Blasucci, è un poco all'improvviso questo nostro dialogo, se no avrei spiegato bene il mio sistema, che è un sistema rigorosissimo, dal primo verso dell'inferno fino all'ultimo del paradiso. Il mio verso è un tentativo di recupero, non del metro, che non mi interessa più di tanto in quanto istituto sociale, diciamo, ma del ritmo. Dunque, ho cercato di recuperare il ritmo dell'endecasillabo italiano con dei versi di 11 posizioni in francese. Però, visto che il ritmo prevale sul metro, ho cercato anche, da un punto di vista ritmico, di recuperare la concatenazione della terza rima usando un decasillab tra ogni terzina, diciamo non c'è una terzina che non sia collegata alla successiva, secondo un procedimento di tipo cap finido, cap caudado, no? di legamento come c'era
anche nei siciliani in Italia, ma ritmico. Dunque la prima terzina è collegata con la seconda perché il verso 3 e il verso 4 sono dei decasillab. La seconda è collegata con la terza perché sono versi di 11 posizioni, ma la terza è collegata con la quarta perché di nuovo l'ultimo verso della terzina è un decasillab come il primo della successiva. In breve, virginal mère, fille de ton fils, humble et élevée plus que les créatures, sono due versi di 11 posizioni, una a finale maschile, l'altra a finale femminile, come dicono i francesi, che sarebbero in italiano dei dodecasillabi, se volete, ma ripeto, il metro non è fondamentale per me. La cosa importante è che era che fossero 11 posizioni, cioè una misura non scontata in francese. Ecco la cosa fondamentale per me. Poi il terzo verso è un decasillab, terme prévu d'un éternel conseil, così come il primo della terzina successiva, tu es seul en qui l'humaine nature, eccetera. Dunque ho sempre 11, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11, eccetera. Sempre. E sono molto contento che il suo computo, in fondo sia una conferma, perché 9 su 30, se ho sentito bene, mi complimento con lei, perché effettivamente ci siamo più o meno. Ecco, questo sistema ci ho messo molto sudore per inventarlo. Credo il traduttore debba inventare qualcosa quando traduce all'altezza di Shakespeare, Dante o chi volete voi, o Raboni, perché credo quel brano che ho letto sia abbastanza convincente. Anche Raboni quando ho visto, però dopo queste sue precisazioni, diciamo, la cosa vale meno con questa osservazione che sto per fare. Cioè anche Raboni, visto quanto traduce Baudelaire, segue tendenzialmente il metro dell'originale, però non disdegna di venir meno, diciamo, per non conservare una monotonia, perché poi in italiano l'alessandrin francese è monotono, è il martelliano italiano che è monotono, e quindi, come dire, a parte, diciamo, l'impossibilità di, cioè la difficoltà di ottenere sempre le misure del doppio settenario, ma il fatto è che diciamo, c'è anche una convenienza a non mantenerle sempre in italiano, proprio per questo senso di monotonia che può dare il martelliano. E Raboni, ho visto che di tanto in tanto sottrae o aggiunge, proprio per variando in questo modo, diciamo, il doppio settenario di fondo, che sarebbe poi l'equivalente dell'alessandrino francese. Ecco, giustissimo. Detto questo, io verrei a questo punto passerei dal metro al, diciamo, alla sintassi o anche alla sintagmatica, insomma, e incomincio proprio con questo, col primo verso, virginal mère, madre virginale. Il pesar più letteralmente o vierge mère, però questa letteralità di pesar mi sembra più aderente al paradosso di Dante, perché virginal mère, questa è un'obiezione che faccio è una provocazione che faccio al vegliante, virginal mère diciamo rifugia il concetto di madre nell'aggettivo, ma se io lo rifugio nell'aggettivo e non lo espongo scandalosamente in un sostantivo o vergine madre, no? Il paradosso dantesco viene un po' decurtato, viene, perché virginale può essere anche, come dire, un modo di essere di una madre, ma non il paradosso di una madre che è insieme vergine. Ecco, questo. Cioè, qui mi pare che la maniacalità di pesar, insomma, sia stata più rispettosa del paradosso teologico dantesco. Non so, questa
Sì, qui il dialogo finisce perché non posso rispondere. Sarà per me Vierge Mère è la preghiera che tutti fanno ogni domenica e quindi non ha nessun valore poetico in francese, nessuno. Mentre Virginal Mère è sorprendente. È sorprendente e mi dica lei come una madre può essere virginale? Sì, ma come può essere virginale può essere se virginale. È madre? Guardi, nella dedica di Manzoni, che Manzoni fece della Delchi a sua moglie, quindi madre e moglie, dice che Enrichetta ha saputo serbare tra le affezioni di madre e di spose il suo animo virginale. Dice esattamente così, dice. Quindi virginale si può essere anche essendo madre. Sì, cioè, sì, questa è l'obiezione. Però virginal mère, figlio de ton fils, insomma. Sì, no, ma insomma, era un modo di caratterizzare, non solo, ma adesso le do anche una consolazione. Cioè che per ottenere questo, il pesare ricorso a una zeppa, quello o vierge mère, cioè ogni tanto pesare, per tenere l'endecasillabo, è costretto a inserire qualche zeppa, per esempio. A questo proposito vi consiglio di vedere il verso 34 di Pesar, no? E je te prie encore rien qui peut. Ma quell'è non c'è in Dante. Lui ce l'ha messo perché vuol fare l'endecasillabo. Ma ancora ti prego, regina, che puoi. Questo è il verso dantesco. Quell'è se l'ha inventato Pesar per far tornare i conti delle sillabe, no? Il che non è molto elegante, insomma. Anche al verso 38. Dunque, 38? No, non è il 38. Aspetti, vediamo un po' cosa può. Posso inserire un'osservazione mentre verso? Certo. Cominciare con O, l'ha detto lei stesso, cominciare con O comunque toglie il valore d'urto di questo vergine madre. Comunque. Dunque il discorso secondo me finisce lì perché Sainte Vierge è proprio la banalità sulpicienne e se si comincia con O si toglie l'urto di questo virginal o vergine all'inizio. Dunque bisogna sempre fare delle scelte. Sì, cioè, è vero. No, ma l'ho fatto anche per sottolineare anche, diciamo così, in Dante il valore di Vergine Madre. No, ma mi sono messo lì per trovare Virginal Mère per due giorni. Ci ho faticato per trovare Virginal Mère, che non è banale affatto in francese, non è banale affatto. E sembra Rimbaud, sembra Rimbaud Virginal Mère. E se sono riuscito a mettere un pizzico di Rimbaud per rendere la novità straordinaria di Dante, sono fiero, sono contento. Dunque, un altro caso in cui la maniacalità di Pesar vuol rendere il paradosso dantesco è quello di Fetur a cui alludeva, ha dovuto inventarsi questo fetur, no? Se ho capito bene, ma anche fetur credo che sia, non inventato, sforzato. Non esiste proprio. Ecco, per rendere che cosa? Per rendere il paradosso teologico dantesco, il tuo fattore non disdegnò di farsi tua fattura, fattore fattura, no? Quindi, diciamo, in Dante è ancora il paradosso teologico di Vergine Madre. Però per renderlo, vedete cosa che scotto ha dovuto pagare Pesaro. Invece più elegantemente e in armonia con la lingua francese, invece il Vegliante ha tradotto in altro modo e ha ne dedegna pas de s'en faire le fruit, cioè ci ha dato il concetto, il senso del verso, senza ricorrere al gioco di parole, che è un gioco di parole, un bisticcio, che in Dante vuol significare il paradosso di un facitore che diventa poi il fatto, no? Fattore, fattura, insomma, non bisogna di farsi tua fattura, insomma, no? Ma che appunto Pesaro ha reso a costo di questa forzatura, di questo stupro, no? Nei riguardi
che riguarda la lingua francese, no? No, di questa utopia, credo, di questa utopia, cioè di nessun luogo. È una lingua che non sta né in cielo né in terra, sta in nessun luogo, salvo in Pesard e nel glossario che Pesard giustamente ha aggiunto alla sua traduzione, perché se no non si legge, non si può leggere. Sì. Infatti, sì. È una traduzione bizzarra. È una traduzione bizzarra con dei versi bellissimi. Ripeto, contrariamente a quanto si è detto in Francia qualche anno fa dai colleghi esimi, Philippe Solers e altri, sì. Non è un certain Pesard che bisogna buttare via. Sicuramente no, perché è arrivato una nuova traduzione, eccetera, eccetera. Sicuramente no. Era un maestro. E su alcuni punti, soprattutto delle opere minori di Dante, credo abbia inventato delle cose che anche i colleghi italiani, certo, italianisti, certo, non avevano, certo, certo, visto. No. È un filologo di prima grandezza. Sì, dunque, un dantista. Però sì, ecco, sì, risulta, sì, bizzarro in, sì, molti, ma punti. Sì, sono le sue manie, sì, eccetera. Sì, che poi è molto, molto complicato. Cioè, come... quando si traduce, insomma, bisogna avere anche uno spirito poetico. Bisogna. Questa è la differenza tra Pesard e Vegliante, insomma. E infatti adesso ve ne do proprio un esempio luminoso, secondo me, in cui, cioè, diciamo, il senso proprio anche lievitante della lingua francese, insomma, che rende, poi finisce con rendere più, in fondo, più, che finisce con l'essere più sostanzialmente fedele allo spirito della lingua italiana, si realizzi per esempio in questa terzina 22-24. Forse lui sì, no, lo vuol leggere Or celui-ci qui du profond abîme de l'univers jusque ici a pu voir les destinées des âmes l'une après l'autre. No, invece in Pesard c'è tutto un groviglio, un bisticcio di questo tipo, proprio per essere fedele al testo, cioè per essere fedele letteralmente al testo di Dante. Or Sestui, qui des plus basses fosses de l'univers, le basses fosses, che è l'infima lacuna, per cui lui sa che la lacuna poi era, diciamo, una specie di collettore, di fogna collettore di tutte le, diciamo così, i rivoli così che venivano, delle cattive acque che venivano a convergere, eccetera. Quindi basses fosses, lui ha reso proprio il senso, no, del... il senso, questo senso anche filologico, appunto, della fossa, del collettore, quasi della fossa biologica, insomma, va bene. E invece il Vegliante con spirito poetico, forse lui si chi di profonda abim dell'universo, che è il concetto vero, poi, insomma, costui, or questi che dall'infima lacuna dell'universo. Cioè Dante non credo che usando lacuna pensasse proprio alle basse fosse di Pesard, pensava proprio dall'infimo, dal più basso punto dell'universo, dal punto abissale dell'universo, quindi dall'abisso dell'universo. Quindi questo senso, no, di risalita dall'abisso, questo senso è reso molto meglio nella traduzione di Vegliante. No? Ecco, ma qui io... Diciamo, sì. Potrei, dunque, vediamo un po'. Ah, ecco, una cosa di cui vorrei chiederle. Verso 27, più alto, dice Dante, ecco, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. L'ultima salute, cioè l'ultima... cioè verso Dio, l'ultima salvezza, cioè la meta d'ogni salvezza, insomma, il culmine d'ogni salvezza, no? E Pesard lo traduce, in Dante è femminile e anche in Pesard è femminile, no? Ecco, invece in Vegliante è maschile. Ecco. E come, ecco, questo perché? Cioè, però, perché altrimenti diventa il saluto del salutarsi. No, ecco. Non so cosa dire. La parola di Pesard non esiste, la salut francese non esiste. Benissimo.
Sarà più vicina all'italiano, ma sì, questo sì. Mi ricorda un seminario che tenni anni fa con Fortini, eravamo molto amici, e io ho tradotto la poesia delle rose, che è una lunga fatica, e dunque ci fu questo seminario insieme, i miei studenti erano ovviamente estasiati dagli autocommenti di Fortini, dall'autolettura di Fortini, perché amava e leggeva molto bene se stesso e anche gli altri. E dopo 3 ore di seminario intenso, un sabato mattina col sole fuori, eccetera, alla fine lui mi fa: sì, però, senti Vegliante, bicchiere non è verre, non è possibile. E vabbè, sì, lo so che bicchiere non è verre, è più lungo, è più sonoro, è un'altra parola, l'italiano è l'italiano, il francese è il francese, come faccio a rendere bicchiere senza usare ver? Devo inventare un billier o qualcosa del genere? Come fa? Certo. Sì, perché in italiano in fondo questo è permesso a Dante stesso, perché lui può declinare saluto salute, e quindi diciamo maschile e femminile, no? Anche se qualche volta poi c'è un passaggio da una parola all'altra, anzi ci gioca anche nella Vita Nuova, lui gioca anche su questo doppio senso di salute, no? Perché certo, salute può anche significare saluto, poi, certo, addirittura, certo. E quindi il saluto di Beatrice, il saluto, certo, la salute, no? Però questo è reso possibile dalla, diciamo, dalla doppia declinazione della parola saluto salute, insomma, mentre in francese sì. Quindi diciamo in questo usando il maschile, in certo senso è reso più pregnante ancora il senso di saluto maschile, cioè le salut diventa. Ma sì, ma comunque la sintagmatica è importante. Le salut dernier non è le dernier salut. Le dernier salut sarebbe ciao, cioè, ci vediamo domani. Certo, le salut dernier è proprio la salute, appunto, finale. Sì, la salute. L'ordine delle parole, eccetera, tutto entra. La salute finale, sì. Sì. Un altro punto, tornando un po' indietro, ecco, il verso 9. Il verso 9, Fille germée de la sorte cette fleur. E qui è un altro caso in cui Vegliante, più vicino a Dante, rende meglio, cioè sono proprio non teme la letteralità dantesca, e in fondo rende meglio il senso di quanto faccia pesare, il quale invece vuole, come dire, andare al senso semantico della parola. Ecco, dunque, il verso dantesco è: così è germinato nello cui caldo per l'eterna pace, così è germinato questo fiore, germinato, no? E Vegliante dice proprio fille germée, no, germée. Si usa molto in francese questo verbo. È una parola banale, sì. È una parola banale. Se lei mette un chicco nella terra, sì, germe. E bourgeonner? Bourgeonner è diverso. Bourgeonner è buttare, proprio, in primavera. Le piante buttano, no? Tout ainsi bourgeonner cette fleur. Sì, fa un'impressione strana di brufoli o di cose che buttano. Fa un'impressione strana, bourgeonner. Stranissima. No, è proprio così. germinare. Cioè, e poi col germinale, insomma, si sono fatti tanti discorsi col germinale, anche di recente. Un altro caso, per esempio, adesso uscendo dalla preghiera alla Vergine, un altro caso in cui, diciamo, la fedeltà dantesca di Vegliante rende meglio, insomma, è più poetica, diciamo, anche. Ah, ecco la parola che mi fa piacere, grazie. dello scrupolo semantico di Pesar. E a proposito di quello che si diceva del gu, sì, va bene, infatti ho finito. L'ultima osservazione, questa qui è l'ultima, io ho finito. Cioè è quello dunque, quel che nel cor mi distilla il dolce che nacque da essa. Che verso è dunque? Che ancora nel cor mi distilla
mi distillano il cuore, ecco. Il verso 62. Quasi tutta cessa, mia visione ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Ecco. E ecco, c'è il passo di Vegliante, lo trova lei? Sì, sì, ma vision è ancora, elle me distille dans le cœur la douceur che le finestre. Ecco. Mi distille, cioè non peritandosi di ricalcare il verbo dantesco che ci sta benissimo qui, mi distille. Invece, stranamente, il Pesar si allontana e trova un altro verbo, cioè il guttelé, mi pare, sarebbe il verbo guttelé, sì. Cioè il gocciolare. Goccioline piccole. Goccioline, cioè se può valere, se è lecito, insomma, queste cose, queste opzioni di Pesar, diciamo, rendono anche la sua traduzione un po' più espressionistica di quella, sì, di un po' più, cioè questo cercare sempre, sì, parole, sì, così, sì. Cioè un espressionismo, diciamo, che certe volte è frutto di, diciamo, maniacalità filologica, sì, e altre volte è frutto di arbitrio proprio, insomma, ecco, sì. Rispetto a questo espressionismo devo dire che in Vegliante c'è una, se vogliamo, c'è una riduzione del tasso espressionistico, no, che però c'è un altro respiro poetico, insomma, questa è la conclusione, in fondo, c'è un altro senso, sì, della, c'è un altro senso della risonanza della parola, della proprietà poetica della parola. Questo volevo. Beh, ringrazio di cuore, soprattutto se posso aggiungere una parola, si tratta di distillare il dolce nel cuore, quindi le goccioline, non lo so, è piuttosto... sì, un po' strano, sì. Sì, è proprio un fenomeno fisico, come attraverso una membrana, distilla qualcosa. Io confronto, magari in debito. Grazie mille. Semplicemente per fare la transizione, forse andare verso gli studenti, una piccola precisazione appunto da parte di chi è stato studente in Francia e ora docente. Noi continuiamo ad avere questi caratteristici corsi nelle facoltà di lingue di thème e di version. Andiamo nel caso di specie dall'italiano verso il francese, in thème andiamo dal francese verso l'italiano. Allora, in questo contesto, pur con tutto il rispetto che è stato manifestato, giusto titolo, verso André Pesar, vorrei dire che per i nostri studenti, per gli studenti francesi, tra queste due traduzioni c'è l'abisso, c'è l'abîme, le basse fosse, diciamo come vogliamo, in quanto la traduzione di Pesar costituisce per noi una vera e propria calamità naturale, perché Pesar, a differenza della traduzione di Vegliante, al quale siamo tutti grati perché ci ha fornito anche uno strumento a livello di pedagogia non trascurabile. Perché una calamità naturale Pesar per chi insegna? A livello di lingua e a livello di traduzione, cioè siamo costretti, ve ne sarete accorti, visti gli esempi, a dire ai nostri studenti guai a usare le parole che usa Pesar e a livello di traduzione guai a tradurre come fa Pesar. Cioè Pesar è una meraviglia, e tuttavia una meraviglia redoutable, ecco, mentre ora che disponiamo tra le nove, la bella scuola, le nove, la traduzione di Vegliante, c'è una specie così di concordia, di assenso generale,
usate le parole che usa Vegliante, traducete come traduce Vegliante. Questa non è una differenza da poco a livello di orizzonte di ricezione per i nostri studenti. Io vedo qui delle parole allucinanti, vedo benignons. Sono molto grata a Jean-Charles Vegliante che usa benignité, perché la benignons davvero non esiste. Può essere un risultato felice talvolta, soleillons, che bella parola, sembra quasi un provenzalismo in francese. E certo, bourgeon è il bubone, effettivamente, si parlava di adolescenza, il bourgeon, sì, il bourgeon però è il bubone sui rami, siamo ben distanti. La feature è certamente un orrore, però ecco, per gli studenti, a livello, visto che qui ci sono studenti che si occupano di traduzione letteraria, che si occupano di traduzione saggistica, questo corso di laurea, queste cose vanno anche tenute presenti, cioè il Pesaro è un grande monumento, però è un monumento così, che come molti monumenti si può guardare, ma veramente non si può usare, appunto. Certo, i monumenti non sono fatti per essere usati. Poi volevo chiedere una cosa a Jean-Charles Vegliante a proposito di calquer à la vitre, ricalcare al vetro. Dicevi, longtemps je me suis endormi de bonheur, cioè l'incipit della recherche, a lungo mi sono addormentato di buon'ora. Ma se non l'avesse detto Raboni e l'avessi trovato in un tem, io sicuramente avrei tolto un paio di punti a uno studente che mi avesse tradotto longtemps je me suis endormi de bonheur, senza nemmeno badare certo alla perdita sicura della recherche du temps perdu, la parola temps che svanisce, mentre Proust ce l'ha in longtemps je me suis endormi de bonheur. A lungo mi sono addormentato di buon'ora, se lo trovo in un tem non fatto da Giovanni Raboni, io non sono contenta per niente. Sì, perché io buon'ora sì, gli tolgo allora, un punto, no. A lungo pure, non mi piace, un condivido, punto e mezzo, via. Condivido completamente quanto hai detto su Pesaro, anche se è un maestro, e invece direi sull'altro versante del tuo intervento che la traduzione non è né version né thème, è una riscrittura, e secondo me il ritmo è fondamentale, e il ritmo di Raboni è esattamente quello di Proust, e non sarebbe stato lo stesso mettendo banalmente a lungo o per lungo tempo, non so che cosa, per lungo tempo volevo dire, sì, lapsus. A proposito dell'Alessandrino, perché lei, professore, ha parlato molto bene del rischio di pesantezza dell'Alessandrino, del Bartelliano, eccetera, ebbene Raboni traduce la rue assourdissante autour de moi hurlait, incipit famoso di un sonetto, non lo traduce con un martelliano ma con un endecasillabo, e recupera il gioco che fa Baudelaire molto sottilmente di una divisione simmetrica però non speculare, perché nell'Alessandrino di Baudelaire abbiamo 2-4-4-2, non abbiamo 6-6 come due blocchi come viene invece in genere nell'Alessandrino. E dunque Raboni ha tradotto con un verso tipicamente italiano, un endecasillabo, ero per strada in mezzo al suo clamore. Un altro traduttore bravissimo ha scelto la strada era assordante, urlava tutt'intorno, che è molto più pesante secondo me, anche se più vicino all'Alexandrin, e per scherzo l'ho accentuato e come esercizio, come Bembo lo faceva con i versi di Petrarca, no? Come esercizio ne do una caricatura che sarebbe la strada era assordante e urlava intorno a me. E qui siamo al grottesco. Cioè, se volessi andare fino in fondo di questa logica di fedeltà all'Alessandrino, arrivo a questo, che fa piangere. Però nessuno l'ha fatto, eh? È un mio sperimentalismo. Ecco. Sì, asterisco. Domande, per favore. Lei, nel processo di traduzione, quali priorità, se ci sono priorità, e so che benissimo che se c'è una risposta è molto schematica, dalla forma al testo e all'intertestualità. Come si definisce quindi la letterarietà di un testo? Se è più importante
la forma, il senso, il contenuto o il suo carattere letterario per rimandi. Non so se sono stato abbastanza chiaro. No, anzi, è una domanda precisa che mi piace molto, perché il problema del tradurre è questo, cioè che cosa si traduce? Non si traduce nulla e si trasmette tutto, cioè il procedimento centrale della traduzione non può essere di equipollenza, non è possibile, non esiste, diventa la caricatura, la strada era assordante, urlava intorno a me, ecco. In cui c'è una duplice caricatura, perché c'è la caricatura del contenuto e c'è la caricatura della forma. Tutti e due sono delle caricature. Mentre Rabboni che cosa ha fatto? Rabboni ha cambiato completamente l'isotopia del testo, perché libero lui, insomma, perché ha giudicato che in italiano veniva meglio così, e io sono convinto del fatto che abbia avuto ragione. Ero per strada, non è la rue. Questa specie di impersonalità, la rue intorno, un'isotopia un po' così straniante, no? Tipicamente di Baudelaire. Lì invece ero per strada, in mezzo al suo clamore, clamore della rue, dato da Baudelaire attraverso l'assourdissante, che viene detratto da Rabboni, detractio, come si diceva un tempo. Dunque Rabboni cambia tutto, ma soprattutto cambia l'orientamento fondamentale del discorso. Chi è l'origine del discorso poetico? È l'io poetico, ero per strada, e dunque cambia completamente l'impostazione della poesia, diventa in un certo qual modo una poesia di Rabboni, in un certo qual modo. Che cosa significa questo? Significa che se Baudelaire fosse italiano oggi, per assurdo, Montale diceva: non abbiamo avuto il nostro Baudelaire, e segretamente penso il professor Blasucci sarà d'accordo con me, segretamente Montale pensava: io sarò il Baudelaire italiano, segretamente, insomma, tra Baudelaire e Eliot, diciamo. Ebbene, se ci fosse questo Baudelaire italiano oggi, non sono convinto che la sua versione originale non sarebbe stata ero per strada in mezzo al suo campo. Non ho nessuna, ovviamente, nessuna pretesa di dimostrazione scientifica, ma da un punto di vista letterario poetico non ne sono affatto convinto, e non sono affatto convinto che questo Baudelaire con l'asterisco avrebbe scritto La strada era assordante e urlava tutto intorno, come ha tradotto un eccellente traduttore, tra l'altro amico mio. Dunque, che cos'è la trasmissione? È una trasmutazione, come dice Dante. Del resto, quando Dante si occupa veramente di passata, perché sono problemi che non interessavano il Medioevo, questi problemi di traduttologia non interessavano, ma quando se ne occupa di passata usa la parola trasmutazione, non usa un'altra parola. Quando dice il legame mosaico, appunto, non è possibile tradurre, lì usa una parola banale, ma se no usa trasmutazione nei momenti più intensi. E quindi la letterarietà, come lei diceva, e la letteralità, che sono due cose ben diverse, stiamo attenti a questi termini, sono autonome. Cioè non sono attaccate l'una all'altra, bisogna essere sensibili a entrambe, ma non pensare che si possa riprodurre all'identico, alla vitre, il legamento appunto tra letteralità e letterarietà. Non è possibile. Tra l'altro, una ragione tra mille, ce ne sono tante, ma adesso non abbiamo più il tempo, una ragione tra mille è appunto che l'intertestualità, come lei diceva, non è la stessa. Cioè la nostra enciclopedia non è la stessa. Per voi italiani, egregi, colleghi o studiosi o dottorandi, normalisti, insomma la crème de la crème, sicuramente alcune occorrenze che si trovano così di passata nelle traduzioni francesi vi sembreranno anche belle, ma io vi posso dire, dovete aver fiducia, leggo molta poesia contemporanea, vi posso dire che non esiste in francese, nella poesia francese contemporanea, una forma come, non so, un'inversione stramba o
o una negazione senza la double détente, come si dice, no? Il ne che annuncia il pas. Je ne veux répondre, mon cher ami. È assurdo, non si dice, non esiste. C'è chi lo scrive, ma non fa parte del francese coerente letterario di oggi, non ne fa parte. Si può fare di tutto, comunque siamo liberi, perché no? Ma sono forme che dovrebbero scrivere tutte con l'asterisco, allora, o mettendo un sacco di note a piè di pagina, come fanno molti traduttori. Molti traduttori di Dante mettono delle note. Mettono note, del resto, assolutamente inutili, generalmente. Sui punti veramente complicati non mettono note. Io quando ho incontrato una vera contraddizione, sono rimasto 3 mesi per risolverla. Per esempio, la figlia di Tiresia e Teti, che è nel Purgatorio, mentre l'abbiamo vista a lungo nell'Inferno, non lo potevo tradurre così. È impossibile, perché la traduzione è una reduplicazione delle difficoltà. Quindi, anche se Dante, per ipotesi assurda, abbia voluto introdurre una contraddizione, ma mi sembra proprio tiré par les cheveux, più che cervellotico proprio, non arriviamo neanche al cervello, rimaniamo ai capelli, non è possibile. Quindi sono andato a rileggermi un insieme di cose, perché generalmente seguo Petrocchio, ovviamente sono convinto della bontà dell'ipotesi della Vulgata e non del risalire a un manoscritto unico, come hanno fatto dopo Lanza, Sanguinetti, eccetera. Questo è un mio convincimento. La Vulgata, perché non vedo ragione di scegliere un manoscritto unico, anche se è fiorentinissimo. Dante non era a Firenze comunque quando ha scritto queste cose, quindi non vedo perché si debba scegliere un manoscritto unico fiorentinissimo, o Pisano, non importa, non sto entrando in queste discussioni, per carità. Dunque la Vulgata, ma su quel punto lì non è possibile, quindi sono andato a leggermi molti altri testi e ho trovato una ipotesi, una, che mi sembrava soddisfacente: la figlia di Dorisa e Teti. Mi sembrava interessante. In un altro filologo ancora ho visto che Dorisa si poteva leggere Dorisia. Allora ero contento, perché Dorisia interpretato da un copista Tiresia mi sembra possibile, insomma. Non sono uno specialista, però non mi sembra un'idea così assurda. E quindi ho messo la figlia di Dorisia, virgola Teti, cioè Teti è la figlia di Dorisia. Non c'è Manto, non c'è la figlia di Tiresia in Purgatorio, è impossibile. Ecco, dunque, tutto questo lavoro non è possibile in un'altra enciclopedia. Questo lavoro implicito, qui l'ho esplicato, ma generalmente sono lavori impliciti. Mettavo una nota. La nota non l'ho messa, no, ma è scritto nero su bianco la figlia di Dorisia, virgola Teti, quindi chi vuole andare a leggere lo legga. Ecco. Viceversa, l'intertestualità, cioè se in un certo altro esempio, che adesso non sono preparato, mi scuso con lei, Dante rimanda a Bonvesin della Riva, per esempio, sui tre colori, non so, ecco, dico per dire, sui tre colori di Lucifero, no? I tre colori sono stati teorizzati da Bonvesin della Riva in un modo infernale anche lì. Dunque, se per caso ci fosse questa circolazione, che non sono capace di dire, perché non sono uno specialista, in francese comunque non è possibile restituirla, neanche con una nota. A cosa serve dire forse ha letto? Comunque non circola. Io non credo all'intertestualità in senso banale, credo al citazionismo da una parte, al citazionismo. Dante cita letteralmente Virgilio, per esempio, Vestigia antica e fiammae, lo cita letteralmente, oppure c'è un ipertesto, come dicono adesso con l'informatica, cioè ci sono delle circolazioni vaghe che uno coglie così e che diventano intertestualità dopo attraverso la lettura del critico, che dice qui c'è intertestualità. Questa circolazione non può essere la stessa nel,
l'arcitesto, se volete, o comunque dell'enciclopedia, diciamo, francese e inglese e italiana e tedesca. Non è possibile, non esiste proprio. Quindi bisogna rifarsi all'enciclopedia della propria lingua di destinazione al momento in cui si scrive. Pésard purtroppo non leggeva la poesia a lui contemporanea e ha fatto male, perché c'era René Char, c'era Freinet, c'era già forse Jacotet, adesso dovrei controllare, insomma c'erano nomi interessanti che usano una lingua italiana, francese, scusate, lapsus, anche adatta alla narratività lirica, che è dopo tutto una grande novità di Dante anche, no? La narratività lirica. Ecco, sono stato un po' lungo, ma era una domanda molto precisa, stimolante. Anche solo leggendo questi pochi versi della sua traduzione della Commedia si nota che lei passa costantemente all'ordine sintattico soggetto-verbo-complemento, tipico della lingua francese, ma in modo molto rigoroso, sistematico, in quasi ogni periodo del testo. Mentre la lingua di partenza, l'italiano di Dante, per le ragioni stilistiche, appunto dello stesso, per le scelte stilistiche dello stesso poeta fiorentino, e forse più probabilmente per ragioni storiche di evoluzione della nostra lingua, non aveva ancora fissato l'ordine diretto, almeno non nel modo rigoroso che accade invece nel francese contemporaneo. Ora, la prego di commentare questa constatazione e le chiedo se questa scelta si inquadra, si inserisce nel tentativo di attualizzare la versione francese appunto della Divina Commedia. Ma di attualizzare non saprei, perché comunque tutto va fatto nell'alveo della lingua. Io non credo al sovvertimento della lingua, non ci credo. Chi è uno scrittore, un poeta, un saggista anche, Fortini diceva, ci sono dei, lo sapete comunque, De Benedetti, non so, e altri, sono grandi scrittori saggisti anche. Insomma, uno scrittore, che non sia solo uno scrivente, uno scrittore si muove nell'alveo della propria lingua come un pesce nell'acqua, non può muoversi fuori dell'acqua, è impossibile, e non può neanche dal centro di questo alveo rivoluzionare la lingua, non esiste. Ogni tanto c'è una piccola invenzione, piccola, se Rimbaud introduce due parole nuove siamo già tutti ad ammirarlo, è già tanto. Per esempio le mosche, che bombine, una parola stranissima che funziona, che è bella, bravo lui, insomma. Dunque non è il problema di attualizzare, è che tutto va comunque scritto in una lingua letteraria di oggi. Questa lingua letteraria di oggi può essere, secondo me, può essere di registro alto e di coloratura, direi, lessicale, a volte antiquata, non arcaica come spesso in Pésard, ma antiquata, cioè letteraria. Questo è il massimo. Per il resto devo seguire veramente la lezione dei miei maggiori, che sono Bonnefoy, Jacotet, Freinet e chi volete voi, Char, insomma, li conoscete tutti. Non posso scrivere come Sully Prudhomme. No, Sully Prudhomme era considerato un grande poeta. Non è possibile, non esiste. Dunque no, non è attualizzare Dante, assolutamente no. Il mio testo è leggermente troppo alto rispetto alla lingua quotidiana di oggi. Però è comprensibile, ecco. Un esempio che faccio spesso è quello del Bevero. Mi scuso con chi mi ha già sentito a Firenze, perché è l'esempio che mi viene spontaneo. C'è questo Bevero, non posso dire Castor in francese, non è possibile, perché Castor in francese di oggi significa Canada.
ai tempi di Dante il Canada non esisteva. C'era l'Europa e c'erano i beveri nei ruscelli. E come l'altra traduzione che diceva, ne abbiamo scherzato questo a mezzogiorno insieme, una traduzione che diceva i centauri vanno in traccia, les centaures allaient en file indienne. Insomma, prima dell'estrema fine del 400, non direi in file indienne. Sono piccoli particolari, però lì è proprio attualizzare en file indienne. Va bene, ma è una stupidaggine, scusa. E dunque il bevero non può essere il castor. Castor evoca anche Simone de Beauvoir in francese. Ecco le connotazioni che forse non ci sono nella vostra intertestualità e che per noi ci sono. Vado a controllare, ne ero già sicuro, ma controllo comunque nel dizionario che preferisco, che è il Robert, e trovo bièvre. Non è scomparsa, la parola non è scomparsa, c'è ancora nel mio dizionario. E quindi metto bièvre per bevero. E poi ecco, manco a dirlo, a Parigi per esempio c'è una via, Rue de Bièvre, perché sotto scorreva questo fiumicello pieno di beveri e non di castor. Sarà la stessa cosa? Non credo, appunto perché la parola, le mot, come dicevo nella mia relazione in francese, le mot n'est pas le signe. Non so se ho risposto. Se mi permette, non sono troppo, cioè non sono soddisfatta fino in fondo, vorrei approfondire la... Dunque, se ben capisco, la lingua letteraria è una sintassi più o meno standard con un lessico di registro alto, o può integrare il concetto di letterarietà? Grazie. Allora, la mia sintassi non è banale, non è affatto banale, e la stessa cosa vale per la sintassi. Quello che ho appena detto con un esempio semplice, bevero, eccetera, vale anche per la sintassi. Per questo facevo notare al professor Blasucci che l'ordine sintagmatico a volte è molto importante, e questo ordine può essere imprevedibile. Questa è la cosa bella del francese, perché ogni lingua ha le sue bellezze, come ogni donna e ogni uomo hanno le proprie bellezze. Ovviamente il francese ha un ordine delle parole imposto, fisso, rigido, e quindi è facile introdurre una piccola forzatura che provoca sorpresa e dunque attenzione del lettore e dunque forse un effetto di letterarietà. È facile. In italiano è più difficile, perché in italiano se si comincia a mettere le parole in un ordine sconvolto qualsiasi, uno dice vabbè, è una lingua lirica, ma non più di tanto, insomma, non ha niente di scioccante, leggermente, senza voler ancora una volta rompere piatti già ridotti a cocci comunque da parecchio tempo. E dunque anche la sintassi, per esempio mi sono spremuto il cervello parlando volgarmente per tentare di rendere il congiuntivo ottativo. Non so se avete presente il congiuntivo ottativo, in francese è praticamente impossibile. Ho cercato di renderlo. Se questi problemi vi interessano, la parola del testo, come dicevo all'inizio, anno 2, 1998, fascicolo 1. Ci sono degli esempi molto precisi, per esempio, di congiuntivo ottativo. Dunque è una sintassi strana, che in francese non è prevista dal sistema, non è prevista dal paradigma sintattico francese. Non esiste proprio il congiuntivo ottativo, non esiste. Come non esiste per esempio il futuro dopo un se. Non è possibile in francese dire si tu viendras je serai content. Qualche volta si trova però nella lingua poetica, qualche volta si trova, perché si tu viens je serai content, che è
la dicitura banale non è esattamente la stessa cosa. Si tu viendra, c'è già un condizionale dentro, cioè il futuro è una forma di condizionale, je serai content. Dunque anche lì la sintassi, l'ordine delle parole, la sintagmatica eccetera possono subire delle leggerissime, però senza far finta di rivoluzionare le langage, per carità, sono delle assurdità proprio tipiche di un certo ambiente parigino, non francese, parigino, molto, molto stretto, molto ristretto. Buonasera, io vorrei farle una domanda a proposito del suo articolo Traduire un pratique théorie. In questo articolo ho notato che si parla molto spesso di sujet traduisant bilingue o comunque di conscience bilingue e volevo quindi sapere se per lei è necessario, fino a che punto è necessario essere bilingue per tradurre e qual è la sua definizione di bilinguismo. Grazie. Grazie a lei, ecco una precisazione molto utile, molto, molto utile, sì, sì. Molto utile. Allora, il bilinguismo perfetto non esiste, siamo d'accordo? Tutti i linguisti lo dicono, non esiste il bilinguismo perfetto. Bene. Che cosa intendo con coscienza bilingue? Intendo soprattutto una ricettività alle caratteristiche dell'altro sistema. Per essere recettivo, per carpire, per notare le connotazioni, le allusioni intertestuali, eccetera, eccetera, bisogna essere quasi bilingue, insomma, non è possibile farlo così. Per esempio, chiedere a un traduttore di servizio di fare una versione interlineare e poi aggiungere un poco di pepe poetico, come si faceva negli anni 30, 40, si faceva così. Anche grandi traduttori, Pierre Jean Jouve, un grande, grande poeta, spero conosciate questo nome, ha fatto questo, ha chiesto a qualcuno di tradurre parola per parola 5 o 6 poesie di Montale e poi ci ha messo la sua geniale poesia, ma è poesia di Jouve, non è Montale. Bene. Dunque bisogna essere praticamente bilingui, bisogna lavorare strenuamente per diventare praticamente bilingui, ma non si è mai bilingui. Si acquista invece la sensibilità a ciò che è più altro nell'altro, anche se è quasi uguale. Nel presque même c'è pur sempre un altro. E questo essere sensibile, Antonio Prete, un amico che si occupa anche lui molto di traduzione, un comparatista, dice bisogna essere accoglienti. Lui parla dell'accoglienza della lingua. Significa questo, significa la coscienza bilingue. Abbiamo partecipato insieme a un convegno molto bello, intitolato, gli atti sono usciti presso l'editore Manni, uno o due anni fa, e il titolo del libro è Stare tra le lingue. Stare tra le lingue significa, da un lato, accogliere l'altro dell'altro sistema, non sono discorsi ideologici sull'accoglienza della persona altra, anche se le cose sono per forza collegate, ma lasciamo fuori dall'aula queste considerazioni. Dunque significa insieme questo, stare così attenti a questa accoglienza, ma significa anche avere nei confronti della propria lingua un atteggiamento bilingue, cioè considerare la propria lingua da soggetto bilingue e dunque non dare per scontato, per automatico, si tu viens, je serai heureux. No. Se c'è qualcosa da rendere di originale nel brano da tradurre, osare, si tu viendras, je serai heureux. Che forse non è un francese perfetto, però è trasparente, è comprensibile e dà quella leggera sfumatura, come dicevo, di condizionale. Che il si tu viens non c'è, si tu viens siamo qui, je serai heureux, sono quasi sicuro, si tu viendras è improbabile, eh? Significa quasi che non ci credo.
Dunque, se l'autore originale ha voluto esprimere il suo pessimismo, che quasi non ci crede, io devo osare, da soggetto bilingue, la leggera, come chiamarlo, solecismo della lingua di arrivo. Ecco, è questo. Ma non un bilinguismo perfetto, eh? Se vi siete spaventati per questo, potete dormire tranquilli. Non esiste. Una domanda di carattere didattico, se mi posso permettere. Allora, come si insegna la traduzione poetica? Allora, lei ci ha detto, la traduzione, il traduttore, il bravo traduttore, il poeta a maggior ragione, deve essere anche creativo, deve lasciarsi andare, osare, volare. Noi però a questi ragazzi non possiamo dare tutto questo spazio, perché non sono poeti prima di tutto. Insegniamo sempre che la poesia è la cosa più complessa, più difficile da tradurre, viene al termine di un percorso formativo, eccetera, eccetera. Dunque possiamo tutto al più dire abbandonatevi ad una creatività entro certi limiti, cioè ad una creatività governata da regole. Lei ha detto in modo molto interessante, anche se non sempre esplicito, quali sono queste regole: il rispetto del ritmo, il rispetto delle sfumature semantiche, la ricerca di isotopie. Ha elencato alcuni fenomeni che devono rappresentare un freno ad una creatività che altrimenti porterebbe a far esplodere il testo poetico in direzioni anche indesiderate. Qualche consiglio a questi ragazzi: come ci si avvicina alla traduzione del testo poetico, e se la traduzione di un testo poetico antico richiede una cura di carattere diverso, e lo richiede, in che modo avvicinarsi al testo antico? È troppo difficile a quest'ora? No, non è troppo difficile, è difficile la pratica, la domanda non è difficile, è difficile la pratica, cioè bisogna studiare, studiare e ancora studiare, la risposta è questa. Per avvicinarsi al testo antico bisogna saper leggere il testo antico, per saper leggere il testo antico bisogna fare filologia, c'è poco da fare, non si può scappare, e dunque sono tutti procedimenti molto lunghi, e poi bisogna tradurre nei corsi di theme et version di cui parlava Manuela Bertone, effettivamente, che per fortuna non faccio io, ho molti miei colleghi che preparano questi studenti con corsi bellissimi di theme et version, e a un certo livello arrivano con me e si interessano di traduzione letteraria. Ecco, dunque tutta la preparazione pedagogica è già alle spalle. Un consiglio molto, molto banale: sempre partire dall'interlinearità, comunque, sempre. Cioè se la parola per parola funziona, lasciatela. È sempre il procedimento migliore, sempre. Se poi non regge nell'altra lingua, allora si cerca ovviamente. Ci sono dei manuali fatti molto bene, che conoscete, immagino, meglio di me, che con tutti questi procedimenti abituali di traduzione, il calco, il prestito, anzi, partendo proprio dalla non traduzione, no? Prestito, calco, transcodifica, trasposizione, modulazione, equivalenza, adattamento, eccetera. Insomma, tutte queste cose le sapete, immagino, ma se si può evitare di andare fino all'adattamento, soprattutto per il francese, è meglio. Qualche volta si deve fare per forza. Se devo tradurre «C'est reparti comme en 14», Francia c'è le 14, tutti sanno cos'è, e in Italia non esiste, tra l'altro gli italiani non erano entrati in guerra nel 14, che io sappia, e poi comunque anche nel 15 non significa niente, ricominciamo come nel 15, quale 15? Il 15 rosso, il 15 nero, cioè non evoca niente, insomma. Ah, ecco, in italiano c'è il 48, ecco, dunque siamo all'adattamento, per forza, in certi casi.
No, no, questo ti lascio responsabilità di questa provocazione. Veramente molto molto interessante, ringrazio molto il professor Vegliante e il professor Blaucci. Ringrazio chiaramente anche tutti gli intervenuti, almeno quelli che restano. Vi devo dire, ringrazio la libreria Fra le Righe che gentilmente con l'aiuto della libreria dell'Institut de Florence ha potuto avere dei libri che sono molto difficili da trovare nelle librerie italiane, quindi ringrazio loro di essere presenti e saluto tutti. Grazie.